Buonasera, quando ho guardato il reportage che state per vedere tra pochissimi secondi, ho pensato che insomma Roma Capitale, la nostra città, la città da cui stiamo trasmettendo, sta diventando la terra dei barbari, che tutti noi stiamo diventando dei barbari. E così mentre all'interno del Parlamento si discute dell'Italicum, delle quote rosa, degli effetti eventuali del consultellum sul Senato e di tutte queste questioni astruse e molto complicate, fuori dai palazzi della politica e fuori da Montecitorio, i cittadini di Roma sembrano un po' delle belve abbandonate a se stesse. Altro che grande bellezza, vista attraverso gli occhi e dai monitor delle telecamere di Alessandro Sortino e di Laura Buonasera, la capitale d'Italia sembra davvero la grande vergogna. Allora noi cominceremo da questa grande vergogna italiana che è la nostra capitale d'Italia, la città di Roma, per domandarci se Matteo Renzi, su cui sono riposte grandi speranze e grandi sogni, riuscirà a passare appunto dai grandi sogni alla realtà. Alessandro Sortino, Laura, buonasera. Cappotti, materassi, passeggini, scarpe, c'è di tutto, diversi letti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 materassi, almeno 15 persone, probabilmente ci sono dei bambini. E vivono accanto a una montagna di rifiuti, accanto al treno. Qui fanno il deposito, questa è la capitale della sporcizia. È arrivata la polizia e sono scappati tutti. Ci fa scappare la polizia. E perché scappa? Perché non vogliono che facciamo così, insomma, che compriamo. Ma lei compra o vende? Io compro. Perché? Perché secondo lei si può comprare con la vita di adesso? Ma questa roba è rubata? Cos'è questa? Non lo so veramente, questa è della signora. E lei sta cercando qualcosa nel suo? Io sì, sto cercando. Lei cosa fa? È pensionata, signora? Eh? Pensionata lei? Io sì. E quanto pensionata prende? Con 600 euro al mese. Non le basta, non ce la fa. Ma amore, se sapevo andare, scusi, se ne ero vecchio andavo a fare un gnocco. Lo sa? Amore. Te sei sposato? Sì. C'hai bambini? Sì. A te ti basta? Perché tutto si va tutto sporco, schifoso. Ecco, se vuoi dire di altre zinghe. Scusa, signore, scusami. Per non fai la zinghe, non fa sporco la zinghe. Qui non dovete venire, qui è uno schifo. Questo non siete voi. Però che venite qui a vedere. Ho capito, però pure noi italiani, guarda che facciamo. Ma se continua. C'hai sporco giù? Non si vede mai. Vai con camera, vedi, fai guardare con camera. Qui? Non ha fatto sporco niente. Ecco sporco. Prima che ha fatto agli italiani qua. Per non deve. Sono Italia ha fatto. Ma io ho visto pure i bidet. I bidet, no, e i televisori, tutti per terra. I bidet. I bidet che si lavano a casa. Ma c'è il televisore là? C'è il televisore.
giorni è così, eh? Eh? Tutti i giorni, ho 25 anni, io sto qua. La sua è sempre pulita, la sua va sempre sicura, com'è? Eppure quella è sempre Farnesina, eh? Prima mica c'erano. Io mi ricordo, no. Prima stavano al mare, di solito incontravo al mare io. E mo stanno a Montecitorio. Mo stanno a Montecitorio. Joystick della PlayStation 1, lattine, bottiglia, scarpa, palla rotta di albero di Natale, plaid, decoder, Sky, Fastweb, un dipinto, una stampante, un fax, una paperella, scarpette, modem, telecom, pupazzetto evirato, fette di pane sciapo. Dentro, vedi dove ci sono quella staccionata, insomma, di plastica? Dentro, non te ne rendi conto? È un vero e proprio dormitorio, materassi, divani, coperte. Non ho trovato nessuna accoglienza e sto dormendo qua. Sì, io lavoro e non ti pagano alla fine. Eh? Ma io ho lavorato dal 2003 fino al 2006. E poi? Alla fine ho lavorato per tempo di 3 anni, alla fine mi ha pagato, mi ha cacciato fuori. Io c'avevo un lavoro. Che faceva? Il portapane, panificio e pasticceria. Per quanti anni? 5 anni. Poi dopo sono stato disoccupato, però poi sono in cerca di lavoro. Spieghi una cosa, che c'entri con la grande bellezza? Ho partecipato al film, lui mi ha visto a una festa, all'ombra del Colosseo, mi ha fatto bussare da una persona e ha detto: guarda, Sorrentino ti vorrebbe partecipare a un film. Oggi faccio pure uno sketch con l'Oscar di Sorrentino, perché, vabbè, ah, sì. È ovvio, ho vinto l'Oscar. Che mi emoziono, oddio, tu Morgana che fai Morgana? La pasticcera, adesso è il periodo che vanno, piace, le vacche grasse, sì. Fatto la compatta, sì. Pure te, che guarda, parte facevi? Qua dentro quasi tutti, a questo portiere. Ma com'è Roma oggi, secondo te? Meravigliosa. Perché io noi siamo nella città più bella di Roma, del mondo, con la gente più brutta del mondo. Questa è Roma. Dalle 6:30 che sto sulla Tiburtina, vengo da Villa Triana. Dalle 6:30, non ce la faccio più oggi, guarda. Ci stiamo assuefacendo, eh? E questa è la cosa peggiore, forse. Abbiamo problemi anche con lo spazio, problemi, diciamo, di assestamenti cosmici, sono problemi scientifici, problemi di assestamento cosmico. Secondo lei il traffico, lo smog, dà un po' la testa? Ma un pochettino, ma è molto limitato. Cioè, crea dei problemi proprio... Ma siamo anche noi... Siamo tutti un po' matti, questo voglio dire. Sì, siamo un po' meccanoidi, diciamo.
Salve. Lei è di Roma? Sì. Ma com'è, puoi passare qua a te? Io passo qui perché so come passare. In che senso è come passare? Adesso mi fermo e te lo spiego. Allora, il fatto che ci siano i politici qui in centro che proibiscono ai veri romani di poter entrare, questo non mi frena personalmente di poter stare in centro e andare a prendere un caffè. Ah, te ne freghi dei divieti, diciamo. Sì, diciamo che so come entrare. Auto blu con lampeggiante, parcheggiata in curva sotto il cartello di divieto di sosta. Una scena tipo quelle degli disaster movie americani, no? E la gente lascia la macchina ed esce, no? Scusi, scusi, ma com'è parcheggiato qui? Sono andato a prendere il documento. Ma di chi è sta macchina? Di un parlamentare. Di un parlamentare? E, c'ha, e come mai c'ha la lampeggiante? Perché sono un poliziotto. Eh? Sono un poliziotto. Lei è un poliziotto? Ma la può mettere così la macchina? Sotto qua, sotto il coso? Ma che l'ha abbandonata così in mezzo alla... Non l'ha abbandonata. Ma scusi, ma l'ha abbandonata qui in curva? Guarda come si sta parcheggiando di nuovo, è lo stesso di prima. Guarda, che, guarda come la parcheggia. Ha abbandonato il parcheggio in curva sotto il divieto di sosta per scegliere un più comodo parcheggio sulle strisce pedonali. Sono le strisce qui, eh? Sono le strisce pedonali qui. Lei che fa il poliziotto, si mette qui il cittadino, che deve fare? Eh? Dico, se lei che fa il poliziotto sta qui, e il cittadino che fa? Guardi le scolaresche! Guardi le scolaresche, sta sulla strisce, non riescono a attraversare! Si è messa qua il vigile lì. Eh? Si è messa qua il vigile. E sono un cittadino, E fai il tuo mestiere, non vuoi un vigile, non sta passando. Ma scusi, lei... Il vigile mi spoglia. Guardi, guardi, la grande bellezza! Questi prodotti nostri, guarda, questi prodotti nostri, noi siamo stati obbligati a mettere la roba a un euro perché vendono tutto a un euro. Adesso vengono i vigili, facciamo sempre vedere quelli dai Bangladesh. Loro vengono da prima da noi, vediamo un po' di mostra qui, dopodiché dico, guarda, perché stiamo andando via tutti i documenti, vedi, ci sono loro. Lo sappiamo noi il lavoro che dobbiamo fare, c'è una vergogna, vedi. Perde campo. Grazie. Eh? Russia. Yes. Ci sono i russi che fanno i centurioni. Oh, siedi prima. Ok, sei in public space. Un bazar a ridosso della fontana. Tutto con le stesse cianfrusaglie. Qual è il problema, scusa? No, dimmi me, perché stai prendendo il banco. Sto riprendendo tutto. Però il banco non si può, credo che è una cosa mia. Non si può riprendere il banco? No, ma, ma perché non sei autorizzato? Non ho capito. Sono autorizzato e c'è tutto quanto regola. Però se mi puoi evitare. Facciamo un altro banco, andiamo lì a pure quello. Ma perché no? No, perché? Perché non. Non è autorizzato? No, non è autorizzato, è una cosa personale. Ma sei qua a Fontana dei Trevi, non posso riprendere il banco, non ho capito. No. Praticamente no, mi fai una cortesia se non lo riprendi, lo so chiedere io. È una cosa che mi dà fastidio che è ripreso il banco. Ma che c'è che non va? Non ho capito, perché anche l'altro mi ha detto la stessa cosa. Se te l'avevo detto due. Ma è tuo fratello? Eh? È tuo fratello l'altro che ha assomigliato. Sì. Ma anche tutti i camioncini lì sono autorizzati? I camioncini non mi ci sono affacciato per niente. No, è pieno di camioncini quelli che vendono di bar. Immagino, perché purtroppo qui tutte le strade intorno sono abbandonate un po' a se stesse. È tua? No. Chi è il proprietario? Non c'è sta qua adesso. Ma dove sta? Non lo so. Non lo so.
soldi? Così, così, un giorno sì, un giorno no. Ecco, ho visto che quelli senza un braccio ne prendono meno, i cani tirano di più. I cani tirano di più degli storpi, diciamo. Sì, però io non... Fratelli poi Veltroni ed Alemanno ci hanno ridotto così come stavo. Ognuno certo ha fatto un po' di danno, ma siamo solo noi che lo paghiamo. Roma bella, Roma mia, c'è secondo porta via. E il Colosseo con San Pietro già lo stanno a contrattare. Qui secondo vende tutto, pure il cielo e aria fresca, ma la fava romanesca gliela potevo regalare. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Prende una persona e lo trasforma completamente, nel migliore dei modi. Lo fa diventare bello, bella, insomma, come lei. Esattamente, grazie del complimento. Si diventa nobili solo attraverso la virtù. Io stessa ho due ancelle che non mi abbandonano mai. Alla sinistra la umiltà, che è la dote fondamentale per una persona, e dall'altra parte la solidarietà. Io ho fatto la grande bellezza, la comparsa, c'è un primo piano dove faccio Roma è giusta, una città allegra che demonizza tutte le problematiche che abbiamo. Demonizzare vuol dire levarsi addosso un po' di problematiche. Sì, però io ho visto il film, non è quello che abbiamo, nel senso, perché non c'è niente, è una cosa addolcita, capito? Allora scopriamo questo oggetto misterioso, è proprio lei. La verità è cruda, anche stasera basta guardare e capisci che questa non è una grande bellezza, capito? Qui stiamo proprio toccando il fondo. Oliviero Toscani, buonasera. Si può salvare un paese con una capitale così? È fantastico. Ci vogliono 14 Matteo Renzi, 15. Siamo gli unici per una capitale così al mondo, ma è fantastico. Però la capitale è il simbolo di un paese, no? E beh, logico, non so se devo piangere o ridere. È la stessa sensazione che ho avuto io guardando, non sapevo se piangere o ridere. Questa è la nostra capitale, sì. Ma c'è una ragione, no? Avete visto tutti questi nobili rifatti, questi mostri? Sono... Abbiamo... questo... No, scusate, siamo a Roma qui, no? Sì. No, questo è il paese che ha sempre avuto dei padroni... Ci siamo finti. Che hanno sempre avuto questi padroni molto strani, per quello, storicamente, poveretto, è un paese assassinato dai suoi padroni. Padroni per semplificare, ma mi avete capito cosa intendo. E quindi adesso... siamo contenti che è la grande bellezza, noi siamo la grande bellezza, ma forse non hanno capito cosa voleva dire il film. È veramente un disastro morale, estetico, etico, sociale siamo diventati. Mi viene da ridere, scusate, perché forse io quando sono nei casi estremi, mi è capitato un po' di volte di avere dei momenti dove la vita poteva essere persa, mi sono messo a ridere, e qua è un po' uguale.
Forse il problema è che aspettarsi che la politica salvi una nazione in cui gli stessi cittadini non sembrano, diciamo, ma la politica a noi non salverà essere, niente, diciamo, partecipi di questo processo. Ma no, ma è masochismo, il nostro masochismo. Noi aspettiamo sempre che la politica salvi qualcosa. La politica ha sempre complicato tutto da noi. No, ma vi rendete conto? Sembrava finalmente l'Italia ha fatto tutti i partecipi di quel programma che si chiamava Drive-In. Ve lo ricordate? Da allora siamo diventati tutti dei personaggi di Drive-In. L'Italia è un Drive-In. Però adesso c'è una nuova politica. Da quando? C'è Matteo Renzi, c'è... Cioè c'è una voglia, governo. La voglia c'è. Almeno il desiderio, no? Ma è logico, cambi speriamo. Qualcosa. Speriamo, siamo qui tutti che speriamo. Non so, è cambiato qualcosa. Le quote sono sempre non rosa. Buonasera Umberto Contarello. Lo conoscete, è venuto qui per la terza volta che ospite qui a Piazza Pulita, è sceneggiatore della grande bellezza, appena tornato a Los Angeles con la statuetta, la meritatissima statuetta dell'Oscar come miglior film straniero. Buonasera e benvenuto. Grazie. Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano, ciao e benvenuto. Buonasera. Fattoquotidiano.it. Curzio Maltese, che è editorialista, firma storica di Repubblica e anche fresco di candidatura per la lista Tsipras per le prossime elezioni europee. Buonasera, ciao Curzio. Allora, ci troviamo in una situazione un po' strana. In questo momento, tra l'altro, si sta votando alla Camera, Contarello, per le quote rosa. Si prospetta una sconfitta di quel fronte che voleva l'applicazione delle quote rosa nelle liste elettorali alle prossime elezioni, con voto segreto. Simona Bonafè, parlamentare del Partito Democratico, tra poco sarà collegata con noi a parlare della situazione del Paese, però io vorrei tornare a quelle immagini lì, perché secondo me qui non stiamo parlando di Roma, qui stiamo parlando dell'Italia, cioè stiamo parlando della possibilità che noi ce la si possa fare a salvarci. Allora, vista, diciamo, fuori dal portone della politica, il disastro è totale, per cui questo Matteo Renzi o questo governo può discutere di tante cose, ma poi il Paese, visto da Roma, sta andando a rotoli, no? Lei che effetto le fa guardare queste immagini? Ma intanto io ho guardato queste immagini e ho pensato che è una città meravigliosa. Io sono proprio felice e sono fortunato, mi ritengo fortunato di vivere in una città dove due cittadini russi vestono le sembianze di due centurioni e penso che dovremmo usare meno questa maledetta parola di paese e coniugarla come una somma di esseri umani. A me interessano gli esseri umani, mi interessano come vivono e mi sembra che questa sia una città come forse tutta la nostra comunità, fatta di persone che ancora ha una specie di mistero, di meraviglioso tutto il contrario di tutto. E diciamo che sinceramente io provo disagio quando sento quella sorta di, come si può dire, di famiglie di parole che comincia con de e che finisce con decadenza, degrado, de. Penso che sia una famiglia di parole che tendono a non dire più nulla. Siamo un paese, siamo un gruppo di persone, siamo una comunità, siamo una collettività, siamo una tribù, siamo degli abitanti di un posto che mettono insieme una grandissima fatica di vivere e anche però una specie di, insomma, di eccentricità meravigliosa. Eccentricità ci costa 570 milioni di decreto Salva Roma, peraltro. Diciamo. Perfetto. Allora, se vogliamo, io ovviamente, diciamo ovviamente come... se poi vogliamo parlare di numeri, di contabilità. A proposito, buonasera, professor Alessandro De Nicola, presidente dell'Adam Smith Society, editorialista di Repubblica, che ci porterà invece alla dura e rigida legge dei conti, dei soldi. Però una cosa la voglio dire.
Siccome anche sul film è stato usato spesso il termine è un film sulla decadenza dell'Italia, e ovviamente la decadenza ha un tempo, e non è possibile che noi da 20 anni parliamo della decadenza di un paese, vuol dire che la parola decadenza è una parola che tende a non dire quasi più nulla. È un paese fatto più come le montagne russe. Ma lei non si spaventa a vedere queste scene di Roma? Cioè lei riesce a vedere, diciamo, in questa capitale che viene salvata per l'ennesima volta da un decreto Salvarona molto contestato, molto discusso e discutibile, lei ci vede, come dire, la reazione di un paese pronto ad accogliere Matteo Renzi e i suoi progetti? Questo è un discorso diverso. Diciamo che questo è il capitolo Alzati e cammina. Cioè è il capitolo svegliati e diciamo alzati dalla sedia e fai tu qualcosa. Quello che io penso, ma così come osservatore molto generale, è che quello che in questo momento manca un pochino a lui è Renzi. Un po' un cambio di parola al paese. Nel senso che è arrivato il momento che lui chieda, visto che il suo profilo è il profilo classico di un leader, è il profilo classico di un leader che ha fatto, non diciamo tutto da solo, ma che si è esposto completamente, io penso che sia il momento in cui dica che da solo questo paese non lo tira su e che c'è bisogno che ognuno un pochino faccia un pochino di più la sua parte. Si fermi qua, perché questo è un punto su cui ritorneremo. Curzio Maltese, però tornando a quelle immagini, perché non vorrei lasciare, io trovo straordinario questo film che hanno fatto, no, in così poco tempo su Roma, la cosa che si capisce è che manca, che c'è la politica che cerca di prendere delle decisioni, ma le cinghie di trasmissione, quelle che dovrebbero portare le decisioni poi alla loro esecuzione, non funzionano, no? Non funziona l'esempio, no? Non funziona il poliziotto che ancora continua con l'auto blu a fare quello che gli pare, non funzionano i vigili urbani che rinunciano a far valere la loro autorità per far applicare le regole. Quindi c'è il palazzo che decide, ma è il paese che non esegue, no? E questo divario colossale tra la politica e i cittadini, senza niente in mezzo, mi sembra la cosa più spaventosa, no? Sì, sai, c'è l'impressione comunque giusta che non ci sia un progetto dietro le decisioni. Quello che si è fatto a Roma in questi anni è di tamponare la crisi, anche questo decreto di cui hai parlato tu serve a tamponare. Io sono milanese, vivo a Roma e questa è una risorsa straordinaria a Roma. Cioè è proprio la metafora di come si possono dilapidare i talenti. Roma è la città in cui tutto il mondo vuole arrivare, no? E in testa ai desideri di tutto il turismo mondiale, poi vanno a Londra, Parigi. Noi eravamo il primo paese turistico del mondo, siamo il quinto 20 anni dopo. Roma è una città che potrebbe essere molto produttiva. Roma ha un'industria dello spettacolo che, se si fosse investito su quella invece di lasciar fallire Cinecittà, nell'industria dello spettacolo italiano lavorano 250.000 persone, che è molto più di quanto lavorino ormai nell'automobile. Se uno pensa a tutti i miliardi che sono stati dati agli Agnelli per poi comprarsi la Chrysler e portare via gli stabilimenti, da governi che poi... No, per carità. Da governi che poi sostenevano con la cultura non si mangia. Non è vero. In futuro si mangerà molto di più con la cultura che non altro. Quando Renzo Piano ha cominciato a costruire l'auditorium, molti dicevano, anche giornali, come dire, illuminati, dicevano: ma non serve un auditorium, sarà un fallimento. L'auditorium di Roma è il più grande successo d'Europa di incassi per un luogo della cultura. E che non si fanno mai progetti, e quindi la gente è, come dire, pensa che tanto non serve a niente neanche rispettare le regole. È vero che a Roma la vita è peggiorata, cioè ormai lasci la macchina, i cittadini vivono male e se la prendono gli uni con gli altri sta diventando una città aggressiva, e questo sta peggiorando la vita romana. Rimane che è una risorsa
strepitosa. Abbiamo la più bella città del mondo e questo non lo sappiamo usare. Scusami Peter, andiamo però a livello nazionale, perché io considero Roma semplicemente il simbolo di quello che sta succedendo oggi in Italia. Secondo quello che vedi tu, questo sforzo di Matteo Renzi, che anche oggi non ha la prova di questo voto così duro, diciamo, sulle quote rosa, trova una corrispondenza nel Paese? Cioè c'è davvero, secondo te, la possibilità di incidere sui problemi dell'Italia guardandola qui da Roma? Come la vedi la situazione? Allora, non so se Renzi sia in grado. Io so che c'è anche un'altra Italia, che è l'Italia delle 500.000 associazioni di volontariato, di decine di milioni di persone che si alzano la mattina, il sabato e la domenica, per andare a aiutare i vecchi, gli anziani, i tossicodipendenti. È l'Italia di Falcone e Borsellino, dei poliziotti che per 1.400 euro al mese cercano di fare antimafia in un paese in cui la mafia è la stessa cosa che nella politica. C'è anche quella, però è certo, le immagini lo dimostrano. Giusto, non parliamo di degrado. Il pesce puzza dalla testa. E è ovvio. Roma puzza, la città più bella del mondo, non solo perché per colpa dei cittadini di Roma o responsabilità dei cittadini di Roma, ma per la mancanza di esempi e di valori dell'esempio. Poi io credo che più tardi parleremo delle condizioni economiche della città di Roma, una città commissariata con 22 miliardi di debito, con 26, se non sbaglio, società municipalizzate, 140 partecipazioni azionarie. La cosa che ti colpisce è che quando vai dentro quelle società, che sono quasi tutte in perdita, trovi persone che prendono stipendi da super manager e che sono quasi sempre parenti di politici, sono quasi sempre membri della casta. E allora, quale diavolo, la dico in un'altra maniera, se io nella mia redazione web incomincio ad arrivare tutti i giorni a mezzogiorno e me ne vado alle 6 del pomeriggio, state sicuri che il sito del Fatto Quotidiano non diventerà mai il terzo o il secondo sito italiano. Il valore dell'esempio è importante, e partendo dall'esempio del poliziotto che fa quello, perché? Perché c'è un deputato o un senatore che gli dice che lo può fare. Allora questo va recuperato. Quello che è accaduto oggi alla Camera sulle quote rosa, al di là del dibattito se sono giuste o sbagliate, è emblematico del problema non di Matteo Renzi, tuo o di chiunque, o di Goldrake se diventa Presidente del Consiglio. Un Parlamento formato da uomini chiaramente non voterà le quote rosa, come staremo a vedere un Senato formato da senatori quando mai abolirà il Senato. Allora tu mi chiedi di Matteo Renzi, anch'io ho le sue speranze, lo giudicheremo nei prossimi mesi, non lo sappiamo, vediamo cosa farà sul cuneo fiscale. Ha fatto secondo me molto male promuovendo degli indagati, non perché il principio di innocenza non valga per tutti, tra poco ne perché... Ma perché, conto a Simona, ma perché dato fra tante persone che non hanno la sfortuna, magari innocenti, di avere un'indagine addosso, sarebbe bene che tu promuovi gli altri, perché intanto ne hai lì tantissimi. Non è partito bene su quelle cose, può darsi che faccia bene dal punto di vista economico. Dire che è responsabilità dei cittadini non lo so, io continuo a pensare che in Parlamento noi dovremmo mandare i migliori, non dovremmo mandare i rappresentanti, no. E abbiamo un problema di selezione di classe dirigente, e abbiamo un problema che, in qua la colpa di Renzi, si è messo d'accordo con Berlusconi per una legge elettorale che ci porterà ad avere un altro Parlamento di nominati da parte dei partiti. E questo, visto la scarsa selezione della classe dirigente operata dai partiti politici, è preoccupante per il futuro del Paese. Sì, però... E fin qua, diciamo, siamo nell'ambito non del detto, dell'imparato ormai a memoria. La sappiamo a memoria questa cosa qui. Ma non vi sembra che adesso la questione si sposti anche leggermente su che cosa è diventata questa comunità dal punto di vista delle persone, cioè di noi, come ci comportiamo, come stiamo dentro a questa comunità? Vi vorrei fare un piccolo esempio. Mio figlio ha 7 anni e frequenta una scuola pubblica nel centro di Roma. La sua classe era completamente priva di computer. Ora, se io avessi ragionato
diciamo, attraverso lo schema dell'indignazione, avrei scritto una lettera sui giornali, avrei indossato la maschera dell'indignato. Ho provato a ragionare in modo stupido, cioè in modo ingenuo. E siccome i social network a qualcosa servono, ho un gruppetto e ho chiesto a delle persone: avete per caso dei computer che non usate più? Una trentina di amici che lavorano in uffici hanno il problema di come smaltire i computer usati, non sanno dove buttarli, è un problema. E mi hanno detto: ma siamo pronti? Di che tipo li vuoi? E io gli ho detto: facciamo una bella cosa. Voi ci date i computer e facciamo che questo piccolo gruppo adotta la classe di mio figlio. Cosa vuol dire adottare? Vuol dire che un gruppo di persone, prima di indossare la maschera dell'indignato che pensa a tutto lo schema che ci ricordava giustamente Peter Gomez, che lo conosciamo perfettamente, ha ragionato in termini più elementari. Cos'è che posso fare io semplicemente per risolvere un problema concreto e circoscritto? Il supplente della pubblica amministrazione, innanzitutto. Però è importante, lui sta parlando di valore dell'esempio. Il valore dell'esempio non viene necessariamente alle istituzioni. Parlavo di un paese con 500.000 associazioni di volontariato, persone che danno l'esempio, però che devono essere anche libere di indignarsi e di urlare la loro indignazione, perché sennò questi non li manderemo mai a casa. Ma c'è una libertà di indignazione. Fermi, facciamo una cosa, Contarello, Gomez, siccome la trasmissione è lunga, adesso io darei la pubblicità e poi, a proposito del valore dell'esempio, che è molto importante, perché sono arrivati dei primi segnali dal governo Renzi che anche su questo hanno fatto molto discutere, avremo l'onorevole Simona Bonafè, spero, perché doveva essere qui seduta da noi, è stata trattenuta per il voto sulla legge elettorale alla Camera, ma dovrebbe collegarsi con noi subito dopo la pubblicità, così allarghiamo il dibattito anche ovviamente ad Alessandro De Nicola, tra poco. Allora, ci eravamo lasciati diciamo su Roma, sul debito di Roma, sullo sfacelo di questa città, ma anche sul tema del valore dell'esempio, diciamo, sul quale che dovrebbe essere arrivare, come diceva Peter Gomez, dall'altro, dai nostri politici, per poter salvare il paese. Allora, Simona Bonafè, intanto è in collegamento con noi dalla Camera, parlamentare del Partito Democratico, ancora non ce l'abbiamo. Curso Maltese, sul debito di Roma vuole dire qualche cosa? No, io volevo dire che io apprezzo anche il discorso di Contarello, però i 22 miliardi di debito pubblico di Roma non l'hanno fatto i cittadini romani e non l'hanno fatto i servizi erogati ai cittadini romani. Io ho una buca davanti casa che è cresciuta con mio figlio e mi sono anche affezionato. Come il debito pubblico italiano non l'hanno fatto i cittadini, l'hanno fatto i partiti. Il debito pubblico italiano è esploso negli anni 80 perché un sistema di partiti impopolare si è comprato il consenso, e questo è avvenuto esattamente in scala nelle amministrazioni romane che, non essendo popolari, si sono comprate il consenso buttando danari, come diceva prima Peter Gomez. Qui bisognerebbe fare una seria riflessione su chi ha provocato il debito pubblico che i nostri figli pagheranno per i prossimi 20 anni. E cambiare un sistema politico, perché per il resto ci sono dei difetti storici, come dire, degli italiani nei confronti della cosa pubblica, però questo ci ha permesso comunque di costruire cose meravigliose come Roma, che oggi un sistema politico di questo tipo sta facendo fallire. Quindi è un fatto degli ultimi decenni e ha delle ragioni storiche ben precise. Alessandro Nicola, posso sentire subito il suo parere sul decreto Salva Roma? Visto che sono soldi che, diciamo, dovremmo tirare fuori noi di tasca nostra, sono 570 milioni di euro, è, diciamo, un provvedimento necessario secondo lei, ineluttabile? Come giudica questa diciamo, decisione del governo Renzi comunque di era inevitabile farlo? Contabilmente sembra che sia una sorta di partita di giro, ma quello che è veramente disturbante è che di fronte a una situazione nella quale noi abbiamo il Comune di Roma che fa 1 miliardo di deficit l'anno, 1 miliardo,
E abbiamo i cittadini italiani che pagano il debito pregresso di Roma. Voi dovete sapere che Roma aveva accumulato così tanti debiti che a un certo punto nel 2008 22 miliardi sono stati messi in una sorta di società spazzatura, dove questo debito viene poco a poco eliminato, e viene eliminato con 200 milioni che vengono prelevati ai romani, che infatti pagano un IRPEF cittadina molto alta, e con 300 milioni che mette il contribuente italiano. Siccome questo non basta, Roma ci aggiunge un altro miliardo di deficit, e di fronte a tutto questo il sindaco eletto, che è vero che non ha responsabilità perché è eletto da 10 mesi, non fa niente. L'unica cosa che dice di fare è: bisogna cambiare il consiglio di amministrazione della municipalizzata della CEA. Non ha il contatto con la realtà. Pensate che l'ATAC, che vi serve male, perché vi serve assolutamente male alla flotta più vecchia d'Europa, gli autobus sono scassati, consumano più benzina e così via, l'ATAC prende ogni anno 700 milioni di sussidi pubblici, 700 milioni di sussidi pubblici, e riesce a far perdite per altri 300 milioni. Ha un costo per chilometro, questo è proprio semplice, un chilometro fatto con l'ATAC costa 7 euro, fatto a Londra costa 2,5. Dice, ma Londra è Londra. Attenzione, perché l'ATAC subappalta alcune linee, e le linee che le subappalta in gara, e l'ultimo pezzo del subappalto quanto costa? 2,5 euro, come a Londra, perché ci sono le gare. Invece, siccome c'è il monopolio dell'ATAC, questo è uno studio fatto da questo economista Ugo Arrigo, che bisognerebbe fargli la statua equestre davanti all'ATAC, siccome non ci sono le gare, ma c'è la simpatica canzoncina "aggiungi un posto all'ATAC che c'è un parente in più", allora la simpatica canzoncina è simpatica, per carità, perché la sora Cesira è simpatica, ma fa sì che questo succeda. Le società che sono in gara hanno un settimo dei dirigenti dell'ATAC, naturalmente proporzionalmente, un settimo, hanno un quarto di tra poco, sentiamo, è arrivata la Boschi? È questo che non va. La Bonafè è missing in action. Questo voto sulle quote rosa è veramente stata una giornata molto difficile per i parlamentari del Partito Democratico. Allora, io voglio far risentire Carlo Verdone prima, perché entra anche lui, caro Toscani, sulla questione Roma, chiudendo poi l'intervista, diciamo, con una frase che insomma fa abbastanza venire la pelle d'oca. Sentiamo Carlo Verdone, l'ha intervistato Francesca Biagiotti. Questa è la Roma che amo. Io abitavo là, in quella casa color vinaccia, che è la casa sopra i portici. Da questo terrazzo vedo ancora la mia casa paterna, e questo secondo me è un bel segnale di un amore che non si vuole mai interrompere. E com'è diventata Roma? È un corpo che sta in rianimazione. Ripariamo la buca del momento, ripariamo le 10 buche del momento, ripariamo le 1000 buche del momento, però prossima giornata di pioggia forte, quella buca piano piano si riformerà. Senta, io direi di entrare, che inizia a comincia a piovere. Sì, comincia a piovere, stiamo dentro. Sì, sì. Adesso c'è stato il film La Grande Bellezza, e qualcuno su internet ha unito alla grande bellezza la grande bruttezza di questa città. Grande bellezza, benissimo. Sorrentino l'ha fatto in maniera metafisica. Ha tolto le macchine, ha tolto i venditori ambulanti, ha tolto la gente, ha tolto il casino. È metafisica, com'è? Meravigliosa, bellissima. Meravigliosa. Però se oggi un turista viene qua, purtroppo la Roma è come quel sito che si chiama www.romafaschifo, una grande bruttezza. Roma fa schifo? Non è che fa schifo, Roma ha ancora tante possibilità. Il turismo è una grande risorsa per questa città. Questa città economicamente vale moltissimo. Non voglio trovarmi adesso un gruppo di cinesi che arriva e si compra Roma, perché finirà così. Pompei la vogliono prendere i tedeschi e dicono: ci pensiamo a noi, e la faranno funzionare perfettamente, chiaramente. Però perché sempre farci dare lezioni da tutti quanti? Che perché non fare... siamo capaci. Ha capito, perché siamo dei cialtroni, questa è la verità. C'era una motocicletta rubata, era una BMW che stava ferma sul marciapiede. Piano piano ogni giorno veniva spogliata di qualche cosa. Un giorno uno gli ruba una ruota, un giorno uno gli ruba un carburatore, un giorno uno gli ruba il faro, un giorno è rimasto lo scheletro. Alla fine questo scheletro, dopo 2 anni, è stato, più di 2 anni, è stato portato via. 2 anni. 2 anni.
ogni strada ha un problema, ogni quartiere ha un problema. La rinascita di Roma deve partire dalle periferie, devi rendere vivibili le periferie. Noi chiediamo della decenza e chiediamo dei buoni esempi e non vogliamo più quella politica dei palazzinari che ha distrutto Roma, quella schifosa edilizia degli anni 60. Parte tutto da là, secondo me. I grandi palazzinari romani, insieme a certi politici che gli hanno permesso di costruire dove non dovevano costruire. In un suo vecchio pezzo faceva l'interpretazione dell'uomo politico democristiano con la retorica democristiana. Sempre tesi al rinnovamento, sempre tesi. Sempre tesi al chiarimento, sempre tesi alla verifica, sempre tesi alle scelte operative. Amici! Anche allora il governo aveva le mani legate. Purtroppo quei vecchi democristiani, guardi che arrivo a dire, quei vecchi democristiani di 50 anni fa, di 60 anni fa, erano meglio, noi che l'abbiamo tanto, non ne potevamo più. Però al confronto erano meglio, perché avevano una preparazione politica. Oggi c'è molta improvvisazione. Oggi sono delle improvvisazioni, sono delle nomine che sono. Di persone che a mio avviso sono un po' improvvisate, cioè per fare politica bisogna aver studiato, bisogna aver viaggiato, bisogna aver fatto una gavetta pazzesca. Qua vediamo dei ragazzi, delle ragazze, sono contento che lavorano, però o perché una è carina o perché alla fine prendono dei posti importantissimi. Renzi come le sembra? Io non posso che, come tutti, come le persone serie, che tifare affinché ce la faccia, perché se non ce la fa lui, si brucia lui, ma ci bruciamo pure noi a livello europeo. Non è che lui ci dirà, come diceva il politico, che aveva le mani legate anche lui? No, speriamo di no. Un film con una grande bellezza, alla fine, è il più grosso spot turistico che si poteva fare su una città. Certo. Ecco, allora approfittiamone, corriamo, cerchiamo di darci da fare. Cioè, usiamo questa... Damose da fare. E questo dice a Renzi, a Marino e ai politici. Bisogna intervenire in maniera anche un po' impopolare certe volte, però bisogna essere onesti prima di tutto. L'onestà è quella che vuole il cittadino. Se tu gli dai un esempio di onestà, il cittadino piano piano incomincia ad educarsi. Questo è, si comincia ad educare con questo. Bene, allora, Oliviero Toscani, Flash, intanto so che il sindaco Marino sta provando a mettersi in contatto con noi, quando immagino che vorrà rispondere a... Alessandro De Nicola, immagino, insomma, ed è giusto che sia così, insomma, quindi lo aspettiamo il suo intervento, però tornando sulle generali, dice Verdone, era meglio quando c'erano i vecchi democristiani. Ma non è vero che una volta era meglio, non è mai meglio una volta. A lei piace la classe politica che c'è adesso? Ma che allora, c'è oggi? Ma io sono un anarchico, a me frega niente classe politica, non ci ho mai creduto. Ho capito, però ci devono dire tutti che corriamo, no, ma tutti che corriamo dalla classe politica, adesso c'è mamma Renzi, però un po' cambierà anche il sesso, noi siamo tutti più contenti se fosse una donna, no? No, ma dobbiamo sempre andare, la classe politica risolverà i problemi. Non li ha mai risolti, non li risolve e non li risolverà. Siamo un paese corrotto, fatto da corruttori corruttibili, non tutti, per fortuna, però è anche il paese che ha le grandi eccellenze, però le grandi eccellenze non sono aiutate da questa classe politica, perché corriamo sempre a chiedere aiuto a questa classe politica? Io non voglio saperne, tutte le cose belle che sono riuscito a fare le ho fatte indipendentemente dalla politica, perché se avessi chiesto il loro parere non sarei riuscito a fare niente. Simona Bonafè, eccola, è in collegamento con noi. Mi dispiace che non sia qui, intanto chiedo, siccome mi stanno cercando sul cellulare, sembra incredibile, ma c'è qualcuno che mi chiama al cellulare mentre io sto conducendo la trasmissione, no? E chi è, Renzi? Non lo so, ma... Sicuro, tutto Renzi. Immagino, non so chi possa essere, cioè, uno Renzi che mentre la trasmissione mi chiama sul cellulare. E io non posso, glielo sto dicendo, non posso rispondere al cellulare, però mettetevi in contatto con la redazione, per cortesia, che proveremo a fare del nostro meglio. Ancora, parlare al telefonino e condurre Piazza Pulita insieme, non ci sono riuscito, non ci riesco, perché c'ho anche la buona fede. Collegamento. Renzi guida l'Italia, è sempre al telefonino. Ma io non ce la faccio, ma io mica sono Renzi. Io sono un decimo di Renzi, un ventesimo. Io sono una mollica in confronto. Allora, onorevole Bonafè, buonasera. Mi dispiace che non sia qui con noi, però so che è stata una buonasera giornata veramente impegnativa. Prima di andare sulle questioni, diciamo, un pochino più evocate prima, che riguardano il tema dell'esempio, gli indagati, il governo, cosa sta facendo, io le voglio chiedere qualcosa su quello che è accaduto oggi.
perché insomma, per come l'abbiamo vissuto sui nostri schermi, è stata una giornata abbastanza drammatica in cui in modo trasversale tantissime donne parlamentari hanno cercato di far passare degli emendamenti all'italico, una legge elettorale che prevedessero le quote rose e quindi una uguale distribuzione di seggi tra uomini e donne alle prossime elezioni. Tutti questi emendamenti sono stati bocciati, tra l'altro anche nel suo partito, credo che manchino una settantina di voti nel Partito Democratico, cioè se una settantina di voti, nonostante la linea diciamo apparentemente dovesse essere quella delle quote rosa, mancano una settantina di voti. Che cosa è successo? Lei che interpretazione dà? Ma guardi, vabbè, intanto mi faccio dire che spiace anche a me non essere lì, ma appunto ritorno. Ho l'audio con qualche problema. Adesso glielo abbassiamo. No. Ho il ritorno. Mi scusi, Formigli. Prego, prego. Se vuole cominciare, provi a levarsi l'auricolare. Si levi l'auricolare. Oggi è una puntata molto rock. Comunque proviamo, le dicevo appunto che spiace anche a me non essere lì con voi, ma appunto è stata una giornata abbastanza impegnativa, i lavori dell'aula si sono protratti a lungo e sono ancora qui, quindi vediamo se riusciamo con questo collegamento. E mi chiedeva dell'italicum, è stata appunto una, no però scusate, io c'ho scusate, allora risolviamo, si levi l'auricolare. Si levi l'auricolare mentre parla. Così? Inizia a parlare. Però poi non sento lei, Formigli. Cominci a parlare. Ci siamo? Eccoci. Mi sente così? Sì, sì, la sento. Parlare? La sento. No, non sento più nulla. Va bene, allora risistemate. Bene, credo che sia il caso di risistemare l'audio. Beh, insomma, è meraviglioso. Non mi è mai successo un collegamento del genere. Adesso la sentiamo? Lei ci sente? Forse ora ci siamo, sì. Bene. Ci siamo. No. Va bene. Risistemate il collegamento. Siamo in una situazione di surrealtà in questo momento, quindi Peter Gomez, aiutami te un attimo e dammi tu l'interpretazione di quello che è successo alla Camera, mentre diciamo Simona Bonafè restituisce, riottiene il suo audio. Io penso che sia molto semplice al di là delle questioni. I posti alla Camera sono limitati e lo saranno ancora di più l'anno prossimo, o fra le prossime elezioni si aboliscono il Senato. Ti pare che i deputati uomini o la maggioranza dei deputati uomini che tengono al loro posto votino per togliersi le poltrone da sotto il sedere? Poi ci sono le ragioni politiche, Forza Italia, eccetera, però lì se ci sono dei voti che ballano, sono una maggioranza uomini e gli uomini col voto segreto hanno votato contro la parità di genere. Dico una cosa di più, ma se Renzi fosse, l'interpretazione che viene data, diciamo, di questa, Renzi ha fatto un tweet, tra l'altro, in cui dice in tutti i casi il Partito Democratico applicherà per quanto riguarda i parlamentari del Partito Democratico le quote rose e quindi la divisione 50-50. Quello che è quello qui, il tweet di Matteo Renzi. Il PD rispetta il voto del Parlamento sulla parità di genere, ma anche l'impegno della direzione PD. Nelle liste l'alternanza sarà assicurata. Il punto è questo però. C'è chi dice questa posizione di Renzi di non aver imposto diciamo una linea è un tributo pagato a Berlusconi, cioè è Forza Italia che non voleva le quote rosa e Renzi, questa è l'ennesima prova che Renzi è troppo legato diciamo alle esigenze di Berlusconi, che quindi diciamo c'è questo patto contestabile tra Renzi e Berlusconi. Allora, è un'interpretazione giusta? Non c'è chi lo dice, l'ha detto lo stesso Renzi che ha fatto l'accordo con Forza Italia, con Verdini e quindi la legge elettorale si può modificare solo se Forza Italia è d'accordo. Beh, ma sono un emendamento come questo in cui ci sono parlamentari di Forza Italia che vogliono luce del sole. Quello che hanno fatto, hanno portato in aula al voto dell'aula immagino che poi Verdini lo pensasse, che la cosa finisse in questa maniera. È proprio palese, Renzi ha fatto una scelta che è evidente, la scelta della velocità. In un paese in cui per 10 anni non si è riusciti a cambiare la legge elettorale, dice io faccio una gran bella figura se riesco a cambiare al volo questa legge elettorale.
Il punto politico però è anche un altro, è vero, finalmente forse avremo una nuova legge elettorale, ma la legge elettorale è una cosa che noi ci teniamo per i prossimi 20 anni. Una cattiva legge elettorale è una legge elettorale pericolosa, perché per esempio, ribadisco, non scegliamo i nostri rappresentanti, il PD dice ma noi facciamo le primarie, perfetto, bravi che fate le primarie, ma se un domani vince le elezioni un altro che non fa le primarie e che sceglie solo i suoi pretoriani, come la mettiamo? Ci sono tanti problemi. Allora, Renzi ha fatto una scommessa di velocità, è una scommessa rischiosa, se la perde non la perde solo lui, ma la perde tutto il paese. Ma quanto tempo vogliamo andare avanti a dire quanto rischia Renzi, che conseguenze ci sono se non ce la fa? Quanto il suo tentativo è come l'acrobata che corre sul filo. Ora, quello che mi sembra curioso è noi abbiamo passato una stagione eterna a discutere e inferocirci sul fatto che non era possibile, sembrava impossibile solo mettere mano all'idea di poter fare una legge elettorale. Io, da osservatore così molto medio, mi chiedevo, ma è così difficile fare una legge elettorale? Ora, in 8 mesi, quanti mesi sono? Sembra almeno che le mani nell'oggetto legge elettorale sono state messe. Bene. Ovviamente quando uno mette le mani nella pasta di un oggetto, l'oggetto si modifica. Cioè succede qualcosa, succede che si apre un nuovo problema. Il problema è per esempio questo delle quote rosa, quello delle preferenze. Ma aver cambiato la sequenza dei problemi in un paese dove avevamo di fronte una specie di blocco di marmo è di per sé un fatto dal punto di vista metaforico generale di importanza enorme. Noi stiamo parlando di una cosa che può avvenire, cioè può avvenire che cambiamo la legge elettorale. 6 mesi fa pensavamo che la legge elettorale fosse la sfinge di Cheope. Mi sembra che improvvisamente non sottolineare questo aspetto qui e darlo già come si può dire, già trangugiato dalla discussione, dal chiacchiericcio italiano, mi sembra... Se non riconoscere un merito, allora do subito la parola al Corso Maltese, dico soltanto... Solo per dire che il sindaco... Scusami, sì. Peter, abbi pazienza, già una puntata incasinata che non si sa, qui succede tutto oggi. Allora, il sindaco Marino è in linea, buonasera sindaco, però le chiedo... cortesemente anche lei abbia un attimo di rispetto per la nostra scaletta perché la faccenda è complicata, di attendere solo pochissimi minuti e poi naturalmente le darò la parola sul punto. Mi sente intanto? Grazie. Buonasera, le chiedo di pazientare qualche minuto perché sentiamo Peter Gomez, Corso Maltese, andiamo in pubblicità e ricominceremo col sindaco Marino, però pazienti un attimo, prego Gomez. È proprio il telegrafico, tutti apprezziamo il fatto che vengano fatte delle cose e si tentano di fare, però non dobbiamo spegnere il cervello. Perché la nostra funzione di cittadini, di giornalisti, di liberi pensatori è segnalare i rischi e le cose che non vanno. E non è inutile raccontarci balle. La legge elettorale è bene che arrivi, ma la legge ci riporterà a un altro Parlamento di nominati. Farà sì che se io e lei ci presentiamo a Roma 1 e prendiamo l'80% dei voti, quindi l'80% del collegio Roma 1 ci vuole mandare in Parlamento, noi non c'entreremo perché non abbiamo un partito che in altri posti prende il quorum. E uno si chiede, ma perché in Italia bisogna sempre inventare delle leggi elettorali? Gli piaceva quella spagnola, la prendevano uguali, pari e patta. Gli pareceva quella inglese, la prendevano uguali, pari e patta. Ma perché non governi da solo? Gli piaceva... Ma perché non hai i numeri? Non hai numeri per fare questo? Non si parla nel merito. Questa è una legge elettorale che non ha pari nel mondo. Cioè, c'è un doppio turno facoltativo. Cioè, in tutto il mondo c'è o un turno o due turni. Quando c'è il doppio turno, se nessuno raggiunge il 51% si va al ballottaggio. Questo è l'unico paese che avrà il doppio turno facoltativo perché anche col 37% particolare, poi sarà incostituzionale, non si va al ballottaggio. In tutti i paesi del mondo, in tutte le democrazie, c'è uno sbarramento elettorale. La gente capisce, non prendi il 3, il 4, il 5%, non entri in Parlamento. Qui ci sono 4 sbarramenti.
cioè lo sbarramento del Partito Nazionale, di coalizione, quello salva Lega e quello salva Forza Sud, perché Renzi aveva in fretta di chiudere. Quindi è una legge, diciamo, che non c'ha. No, poi c'ha... non basta, perché questa è una legge che vale per una Camera, perché dicono che aboliranno il Senato. Altrimenti, che cosa succede? Siccome nessuno ci crede che aboliscono il Senato, si va a votare con due leggi diverse, Camera e Senato. Voglio dire che questo è il primo risultato del governo Renzi. Sentiamo un attimo, no, Bonafè, che finalmente finire. Si è collegata. Abbiamo un minuto, poi continua la dopo. La seconda cosa che vogliono fare loro è semplificare il fisco. No, però aspetta, sul fisco aspetta un attimo. La legge elettorale, rimaniamo un attimo sulla legge elettorale. Bonafè, mi sente questa volta? Ci siamo? Sì, ora la sento, vediamo se riusciamo questa volta a fare il collegamento. Allora, senta, prima delle quote rosa, vuole rispondere subito a queste obiezioni che mi sembrano, allora, una legge che non ha che è un unicum, che non ha uguali da nessuna parte, un grande pasticcio. Come va questo grande pasticcio? Non so su che base le hanno detto che sia un grande pasticcio, perché a me non pare assolutamente. È una legge che mantiene alcuni punti fermi, che sono quelli della governabilità, che sono quelli del ballottaggio e quindi dell'evitare che si protraga l'istituzionalizzazione delle larghe intese che tanto danno ha fatto in questo frangente, ed è una legge che peraltro riavvicina anche il cittadino al suo rappresentante, perché è una legge che accorcia sensibilmente le liste. Quindi chi dice che è come il Porcellum commette un grandissimo errore, perché le liste del Porcellum erano liste di circoscrizioni regionali, qui abbiamo liste di massimo 4-5 persone su collegi di massimo 400-500.000 persone, e quindi io, ecco, francamente non capisco quali siano le obiezioni, anche perché non le ho sentite e non posso rispondere puntualmente, però mi sento di dire che sicuramente se avessimo avuto i voti e avessimo avuto la maggioranza noi come Partito Democratico avremmo fatto un'altra legge. È notorio che il Partito Democratico per esempio era per il sistema, allora facciamo così, nominale, per il maggioritario Bonafè, nominale. Siccome non ha Dopodiché, sentito le obiezioni, le dico anche però che siccome non ha sentito le obiezioni e c'è la pubblicità, sì, gliele rifarà sinteticamente Curcio Maltese dopo la pubblicità, no, perché sì. Dobbiamo andare al nero, così facciamo una discussione più ordinata, adesso che finalmente non è al ritorno, gliele rifaremo e poi ci spiega anche che cosa diavolo è successo con queste quote rosa. Però mi devo dare subito la pubblicità, poi abbiamo anche il sindaco. Benissimo. Marino, tutto si è accumulato, a tra poco. Allora, Simona Bonafè, dunque le voglio far sentire quelle che sono le critiche su questa legge che secondo Curcio Maltese e anche Peter Gomez è una legge disastrosa. Perché è disastrosa, Maltese? No, io faccio giornalista, allora faccio delle domande. Volevo sapere dalla signora Bonafè se lei conosce un paese nel mondo con il ballottaggio dove non si va al ballottaggio se non si raggiunge il 51% dei voti, perché o si fa un turno unico o due. Se conosce una democrazia qualsiasi dove ci sono quattro soglie di sbarramento diverse invece che una per tutti i partiti comprensibile agli elettori, e se conosce un paese dove, essendoci due camere, è stata fatta la riforma elettorale solo per una camera in attesa Bonafè di... perché... Ma allora guardi, intanto su questa obiezione del Senato rispondo subito dicendo che non lo vedo come un problema. Intanto si fa la legge per la Camera, partirà subito la prossima settimana la legge per l'abolizione del Senato e quindi francamente aboliremo il Senato e nel frattempo porteremo avanti la legge elettorale. Non capisco dove stia il problema, non lo capisco. Chiedo però io a Curcio Maltese, per esempio, se conosce un paese, però mi faccia finire, perché sono in collegamento e ho problemi anche di audio, per cui se non mi fa finire non riesco a stare in collegamento con voi. Dicevo appunto, chiederei anche a Curcio Maltese se conosce un paese dove per esempio c'è un sistema bicamerale perfetto come il nostro, che sta dimostrando di non funzionare, perché è un sistema nel quale una legge deve passare dalla Camera al Senato, se poi il Senato fa le modifiche e tornare alla Camera e allungare così il tempo della decisione politica creando inefficienza, beh insomma me lo dica, e anche su questo sono disponibile a ragionare. Noi stiamo proponendo un pacchetto di riforme che va anche in quella direzione. Finalmente abbiamo iniziato a lavorare su una legge elettorale, è da 10 anni che se ne sta parlando, domani l'avremmo approvata, poi per carità tutto è perfettibile e le ripeto, avessimo avuto i numeri probabilmente avremmo fatto una cosa diversa, ma anzi guarda, le dirò di più,
Abbiamo visto che le leggi che riguardano le regole del gioco approvate a maggioranza, vedi per esempio il Porcellum fatto dalla destra, o vedi per esempio la riforma del titolo quinto fatto dalla sinistra, sono sempre state riforme abborracciate, riforme che hanno creato più problemi che risolverne. E quindi a maggior ragione abbiamo detto sulla legge elettorale vogliamo creare il maggior consenso possibile. Il maggior consenso possibile ha creato l'Italicum e noi su questo andremo avanti. Onorevole Bonafè, posso fargli una domanda? Ma il prezzo pagato all'accordo, il prezzo pagato a Berlusconi, diciamo, con questo accordo sull'Italico, non è un po' alto sul fronte delle quote rosa? Perché si sa che Forza Italia era contraria, anche con molte defezioni nel suo partito da parte di parecchie parlamentari donne, però Forza Italia non voleva le quote rosa, mentre il Partito Democratico ha una linea per cui le quote rosa le vuole applicare. Non è un prezzo un po' alto quello che è stato pagato a questo accordo sull'Italia con Berlusconi, cioè aver rinunciato, aver bocciato tutti gli emendamenti che prevedevano le quote rosa? Ma guardi, intanto sono io la prima ad essere amareggiata, perché di fronte al governo che sugli emendamenti presentati si è rimesso all'Aula, i partiti hanno lasciato libertà. Lei, se ora andremo a vedere anche noi meglio i numeri, però da una prima lettura veloce si può vedere che c'è stato il voto delle donne, probabilmente un voto trasversale delle donne, qualche uomo che ha votato gli emendamenti. Il Movimento 5 Stelle, che non ho capito, anzi ho capito perfettamente cosa ha fatto, non ha votato gli emendamenti, per cui anche su questo capire un po' dal Movimento 5 Stelle qual è la posizione sulla parità, sulla democrazia paritaria. Però ecco, direi che andremo a vedere quelli che sono i numeri. Io le posso dire che mi spiace, però le posso anche dire che il Partito Democratico lo prevede nello statuto, per esempio l'alternanza uomo-donna nella composizione delle liste, quindi è un problema che mi permetta di dire riguarda forse più gli altri partiti che il Partito Democratico. Però guardi, le dico anche un'altra cosa, che io ecco la capisco fino a un certo punto tutta questa polemica, perché quando il governo Renzi ha messo in campo il 50% di donne e di uomini, insomma non mi sembra che ci siano state le alzate di elogi perché era stata raggiunta la parità di genere nel governo, cioè non è che ci sia stata una grandissima espressione di giubilo da parte delle forze politiche che oggi contestano il mancato accordo sulle quote di genere. E poi insomma le dico anche un'altra cosa, io per carità sono assolutamente favorevole alla democrazia paritaria, ho votato a favore, come vede sono anche vestita di bianco oggi perché questo era l'invito lanciato da alcune mie colleghe che ho raccolto, però io inviterei anche ad andare oltre, perché mercoledì avremo un pacchetto di misure di 10 miliardi che riguarderanno la famiglia e riguarderanno politiche per la famiglia. Ecco, io penso che la parità di genere si raggiunga anche così, con politiche per esempio di attenzione alle donne sul piano degli asili nido, sul piano della sicurezza delle scuole. Insomma, quando si parla di parità di genere si parla di un ampissimo raggio di politiche e di azioni. Certo, all'interno di queste azioni ci sta anche l'azione sulla democrazia, sulla rappresentanza in Parlamento, però ripeto, gradirei anche un po' più di, come dire, attenzione di coerenza ad altro, diciamo. Perché rispetto Onorevole Bonafè, visto che lei ma anche coerenza, perché le ripeto, le 50 donne, 50% di donne del governo, tutto questo consenso favorevole non mi è sembrato di coglierlo. Oggi però si grida allo scandalo perché non è stato raggiunto il 60% o comunque non è stata raggiunta la parità di genere. Senta, ne approfitto visto che rimarrà poco con noi, perché tra poco vi cacciano dalla Camera, è vero? Pare di sì, però mi sono assunta le mie responsabilità dicendo che avevo sbagliato io, vediamo se qualche minuto in più ce lo danno. No, allora, mi interessa, noi a un certo punto siamo partiti con Roma e abbiamo iniziato a ragionare sul tema dell'esempio, cioè questo governo Renzi è in grado di dare un esempio diverso ai cittadini e quindi di invertire la tendenza che a Roma si vede bene di questo sfacelo, di questo degrado, parola che non piace a Contarello, comunque insomma è in grado di invertire la rotta? Allora ci sono alcuni segnali che fanno discutere, uno riguarda la cosiddetta questione morale, cioè i sottosegretari indagati che sono stati nominati appunto sottosegretari nonostante fossero indagati. A questo proposito il ministro Boschi del suo partito ha pronunciato queste parole a Montecitorio, sentiamole.
Non è intenzione di questo governo chiedere dimissioni di ministri o sottosegretari sulla base di un avviso di garanzia, ma eventualmente per motivi di opportunità politica. Noi tutti abbiamo giurato sulla Costituzione e sappiamo che uno dei principi fondamentali è la presunzione di innocenza. L'avviso di garanzia è un atto dovuto, posto a tutela di ogni cittadino, di ogni indagato, per poter esercitare pienamente il diritto di difesa. Non è un'anticipazione di condanna. Lei condivide queste parole di Maria Elena Boschi? Ritiene che la nomina di questi quattro sottosegretari sia stata una nomina opportuna? Sì, condivido le parole del Ministro, perché bisogna anche lì intendersi. Io penso che questo partito, cioè che questo Paese non possa continuare a dividersi fra garantisti e fra invece giustizialisti. Credo che il nostro ordinamento, che è un ordinamento complesso, è un ordinamento che prevede l'avviso di garanzia, che prevede un iter per le indagini e un iter che si conclude con il rinvio a giudizio e tutto quello che ne consegue. Io penso che sia giusto appunto non considerare l'avviso di garanzia come invece un atto di condanna, ma chiaro, è un avviso di garanzia e sono assolutamente convinta che per esempio, ecco, le dimissioni, cioè che i casi dei nostri quattro indagati siano un po' diversi rispetto alle dimissioni che peraltro Gentile ha dato in maniera del tutto spontanea. Insomma, stiamo parlando di... Mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì. Perché sono tornata? Perfettamente. Eccomi, le dicevo appunto che mi sembra di poter dire che i casi che stanno riguardando i nostri indagati sono un po' diversi rispetto alle dimissioni che ha dato in maniera spontanea il sottosegretario Gentile. Cioè, noi stiamo parlando di rimborsi, peraltro di una legge regionale anche abbastanza fumosa che prevede una zona grigia, che prevede che vengano dati rimborsi ai gruppi, ma non prevede poi come questi rimborsi debbano essere utilizzati, se devono essere utilizzati per spese relative ai gruppi o anche per spese politiche personali. Certo è che chi ruba deve venire, come dire, chi ruba commette un reato e non va bene, cioè comprare con i soldi dei gruppi le mutande come è successo in Piemonte, o comprare con i soldi dei gruppi o pagare con i soldi dei gruppi le nozze o non mi ricordo più che cosa, la cresima dei propri figli, è chiaramente un atto illegale. Però quello che è chiesto ai nostri sottosegretari e sottosegretari del Partito Democratico è di dimostrare come sono state spese questi rimborsi. E ecco, fino a che non arriverà il giudizio, noi riteniamo di dare. Peter Gomez, è convinto dal ragionamento di Bonafè? No, non sono convinto, non perché il principio di non colpevolezza non debba valere, deve valere come nelle aule di tribunale, dove nessuno è colpevole se non la sentenza supera il ragionevole dubbio e fino al terzo grado di giudizio. Io penso che nella vita comune, soprattutto nella politica, debbano prevalere dei principi di normale buonsenso. Chi fa politica ha molti onori, ma anche degli oneri che sono diversi da quelli degli altri cittadini. Un principio di normale buonsenso non vorrebbe dire far dimettere un ministro se viene automaticamente, forse se è raggiunto da un avviso di garanzia, ma almeno non promuoverlo. E rimane secondo me assolutamente senza senso questa scelta da parte del Partito Democratico. Se è giustificata da ragioni di coalizione rispetto alla decisione di fare Lupi ministro nonostante l'inchiesta per abuso di ufficio, non si riesce a capire perché Matteo Renzi, come abbiamo letto sui giornali, abbia chiesto le dimissioni del candidato in pectore alla Regione Sardegna Barracciu. E poi, dopo che la signora non ha corso, avendo un procedimento per peculato, che sarà certamente innocente, viene improvvisamente recuperata come sottosegretario. Renzi ha detto delle cose molto importanti. Dobbiamo far recuperare la dignità alla politica. Dobbiamo ridare, ha chiesto ai suoi sottosegretari di svolgere con onore il loro compito. Noi abbiamo un altro problema. All'estero veniamo visti a torto o ragione come un paese di ladri e di corrotti. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo molte difficoltà quando ci rivolgiamo in Europa e gli chiediamo allargate un po' i cordoni della borsa. Il messaggio che si dà all'estero rispetto agli osservatori, gli analisti bancari, che vedono che questo governo nomina, promuove degli indagati, è un messaggio brutto, perché c'è chi può pensare che anche questo governo, che vuole ridare dignità, che dice a
parole di voler ridare la politica, dignità alla politica, sia di fatto un ladro, un governo in cui compaiono ladri e corrotti. E non averci pensato è grave. Io mi chiedo perché questi quattro sottosegretari siano tutti del PD. Non è, ripeto, Lupi che doveva diventare ministro per ragioni di coalizione. Questa è una scelta ed è una scelta che rischia di essere devastante agli occhi dei cittadini. Bravo. Non so se Bonafè vuole replicare a Peter Gomez, se non andiamo avanti, però... No, più che altro che se dovessi replicare a Peter Gomez, chiederei a Peter Gomez, allora noi dovevamo, ora non mi ricordo più se era... non mi ricordo più quale sottosegretario ha un problema di 1600 euro che deve dimostrare come li ha spesi, quindi non, mi sembra di sì, e quindi noi che cosa dovevamo fare? Cioè aspettare, cioè lasciare fuori, insomma mi sembra che non regga assolutamente. Insomma, lei dice esiste caso a caso, non possiamo fare di ogni indagato un caso simbolo, perché non tutti gli indagati sono un caso simbolo. Una domanda, Bonafè, voi avete, credo, di francobolli, sono circa 3.000 euro. Se vale il principio di presunzione di innocenza, che valga il principio di presunzione di innocenza, se dovessero venire invece condannati, è evidente che prenderemo altre soluzioni, altre decisioni. Una domanda. Avete in Parlamento più di 250 rappresentanti. Tutti loro, tranne 4 o 5, non hanno indagini a carico. Ma perché diavolo non si poteva scegliere qualcuno degli altri? E la domanda successiva è, ma se per caso poi non sarà, De Filippo viene condannato perché ha rubato 3.000 euro, perché questa è l'accusa, hai speso dei soldi, 3.000 euro in francobolli che non potevi spendere. Indagati. Ma il fatto che abbia rubato solo 3.000 euro è meno grave di uno che ne ha rubati 15.000, non capisco. Ah, a me pare che non ci sia differenza. Posso sentire un attimo? Ma infatti, Gomez, sto dicendo un'altra cosa. Prego. Io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che nel caso in cui venisse condannato, è evidente che è grave aver rubato 3.000 euro, ma come è grave averne rubate anche 60 per comprarsi un paio di mutande, è evidente, no? Quindi non sto dicendo che sia meno grave in base all'importo di quanto è stato... Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che noi aspettiamo di capire come si concluderà l'indagine, prendiamo, e una volta che ci sarà atto, l'esito dell'indagine, eventualmente atto, Contarello, se dovesse essere condannato ne prenderemo atto. Prendiamo atto che comunque, diciamo, la politica che si cala nel reale, diciamo... sposta un pochino il proprio ragionamento. Questo è ovvio, no? Come no? Per esempio, vi potrei raccontare sempre questo, un altro piccolo aneddoto di ambiente scolastico riferito a questa questione qui. Una mia amica... C'è un'attività scolastica pazzesca, lei con... Io ho una famiglia di maestre... quando vedono Contarello arrivare a scuola, mettono il tappeto ormai. Ho una dinastia di maestre. E un'amica di mia sorella che fa la maestra mi ha l'altro giorno raccontato questa piccola cosa qui, che lei presta attenzione ad andare a pranzo con una sua cara amica da 20 anni, maestra di alunni, per non dare l'impressione di poter in qualche modo influire nella vita della classe in questione. Perché il clima, l'attenzione, e adesso uso la parola esatta, l'ossessione che c'è ormai in questo paese al fatto dietrologico in cui può avvenire il piccolo crimine passa attraverso le vite delle persone. Quindi io penso che la decisione sui sottosegretari sia una decisione che ha un profondo senso di discontinuità e un profondo senso didattico, perché quando Peter Gomez dice giustamente ridare dignità alla politica, significa anche ripristinare confini. Confini vuol dire anche potare. Penso che noi abbiamo attraversato
un lungo periodo in cui la giustizia e la politica erano diventate due, come dire, avevano creato una morfologia con strati assolutamente indecifrabili. Toscano. Questo non ho capito, quando lo faceva Berlusconi non andava bene, adesso no, che lo fa il PD va bene, no, ma che ragionamento è, no, Contorello, per favore, no, ma per no, favore, no, un po' di coerenza, no, nella vita, no, no, un no, po' di coerenza, no, 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 e no, allora, perché è questo che ci siamo, no, perché no, quando lo faceva Berlusconi tutti a partire dal centro-sinistra, no, Berlusconi, adesso che diciamo non che di mettere nessuno, ma che non dovevano essere nominati per questioni di opportunità evidenti, adesso è cambiato. Ah no, hai cambiato! Questa è una questione diversa, non li dovevano scegliere! E poi che cosa hanno fatto? Li hanno scelti! Contarello, li hanno scelti! Bene, li hanno scelti! Li hanno scelti per un patto politico, evidentemente, anche perché c'era una... hanno scelto... quindi hanno scelto queste quattro persone in base a un patto politico. Certo. Quindi, come al solito, diciamo che lo schema di lettura della realtà è... Cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Ora, a voi non vi sembra che questo schema di lettura della realtà sia diventato leggermente, ve lo chiedo con pietà, leggermente logoro? Ma veramente vi appassiona così tanto sapere cosa c'è continuamente dietro? Io vorrei chiedere alla Bonafè, ma davvero dietro alle elezioni di questi quattro segretari c'era un piano, c'era un patto, c'era una stanza chiusa, c'era un patto segreto? Ma pensiamo di leggere il paese sempre attraverso questa metafora? A me sembra, se non vi ha stancato, guardate che questa è una metafora che logora il paese, lo piega ogni giorno. Voglio dire una cosa, allora voglio sentire Toscani e Maltese dopo la pubblicità, spero che la Bonafè rimanga ancora un altro po' con noi. Dico solo una cosa, l'annuncio e poi ne parliamo dopo la pubblicità. La domanda casomai è: ma erano proprio così insostituibili questi quattro? No, ma che perché l'idea è semplicemente questa: ma è possibile che con tutti quelli che potevano essere presi sono così bravi? Bonafè, allora questa domanda la possiamo fare senza essere, come dire, è lo schema del guardacaso. No, però no, non del guardacaso, è lo schema di travaglio, però del guardacaso. È l'idea che alla fine a certi equilibri politici si sacrificano al limite delle competenze. È lo schema della questura. Bonafè, voglio farla concludere perché so che deve andare. Allora, erano insostituibili, diciamo, ci può essere forse stato da questo punto di vista un eccesso di, diciamo così, casualità aver messo loro perché andava in automatico, forse perché bisognava premiare determinate correnti o determinate appartenenze? Ma non lo sarà Bonafè. Ma guardi, ma probabilmente si sarebbero potute fare altre scelte ora, ma credo che il tema non sia questo, perché vorrei andare anche un po' oltre questa discussione e portare il tema su quelle che saranno le politiche che invece dovrà fare questo governo e dovrà fare in fretta per cambiare il paese e per dare finalmente, insomma, un futuro e una speranza. Io purtroppo non sono in studio, ma mi sarei dilungata lungamente sui dati economici che stanno emergendo nell'ultimo periodo e che ci riportano il dramma della disoccupazione, che ci riportano il dramma di un PIL che non sta crescendo. Allora veramente cominciamo ad affrontare anche queste tematiche e magari essere rigidi col governo, perché è giusto che sia così, però su quello che il governo non farà e non sempre solo su polemiche francamente anche un po' strumentali. Quindi io mi aspetto intanto di vedere il lavoro di questi sottosegretari, di vedere il lavoro dei ministri e poi giudicheremo. Bene, allora onorevole Bonafè, grazie per essere stato con noi. So le difficoltà e chiaramente non abbiamo potuto parlare delle cose che sta dicendo lei. Scusate. Perché lei non era qui, però ci vediamo presto a parlarne. Mi mercoledì, piace molto. Tanto mercoledì c'è questo Consiglio dei Ministri fondamentale che tutti aspettiamo per cercare di capire dove andranno questi 10 miliardi che il governo Renzi ha promesso di stanziare, se andranno per i lavoratori dipendenti, se andranno alle aziende, in che misura. Grazie per essere stata con noi. Intanto Formigli, partiamo dal fatto che sono 10 miliardi, quindi una bella, come dire, una bella fetta consistente di denaro che verrà immessa nel sistema economico. Insomma, una bella boccata di ossigeno. Intanto possiamo partire da un bel dato. Ci vediamo presto, questa volta senza ritorni audio e qui in studio. Grazie Bonafè. Allora, pubblicità, ricominciamo subito dopo. Senti, 10 miliardi.
Allora, intanto ci ha raggiunto Giovanni Favia, consigliere regionale Emilia Romagna, nostra conoscenza da tempo, ex Movimento 5 Stelle, uno dei, diciamo, dei personaggi maggior peso del Movimento 5 Stelle nella sua nascita, nella sua crescita, poi sappiamo com'è andata, espulso adesso, insomma, un suo percorso, ma naturalmente conosce bene le questioni del Movimento 5 Stelle. Tra poco ne parleremo di Beppe Grillo con gli altri ospiti, vedremo anche delle cose, sono molto curioso di sapere che cosa avrà da dire lei. Ci sono qui anche degli attivisti del Movimento 5 Stelle che potranno confrontarsi con lei, però vorrei che rimanesse un attimo ancora qui perché abbiamo il sindaco Marino che è al telefono. Sindaco, buonasera. Buonasera Corrado Formigli, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, scusi se l'abbiamo fatta aspettare, ma come dire, il nostro discorso aveva preso la via di Renzi, tra poco ci torneremo perché anche Curzio Maltese deve dire la sua, però immagino che lei voglia precisare, puntualizzare qualche cosa su quello che abbiamo detto su Roma. Io la ringrazio, so che poi c'è un servizio nel quale illustrerò e spiegherò alcuni dati delle azioni politiche che stiamo mettendo in atto in questi mesi, però volevo ringraziare Alessandro De Nicola perché fornendo alcuni dati inesatti mi permette di fare una precisazione. Alessandro De Nicola ha fatto riferimento al denaro che dallo Stato viene distribuito alle regioni e poi dalle regioni ai comuni per il trasporto pubblico locale, cioè per il funzionamento dei nostri autobus, nel caso di Roma, autobus metropolitana e tram. E ha detto, se ho compreso bene, che Roma riceve 600-700 milioni di euro all'anno per il trasporto pubblico locale. Ecco, questo è molto utile perché anche nell'intervista che ho rilasciato oggi e che immagino voi darete dopo, non ho invece spiegato questo dato. Chiamiamoli dissapori tra la ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini e l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Nel bilancio del 2013 la Regione Lazio, Renata Polverini, scrisse che per il trasporto pubblico locale di Roma, la capitale d'Italia, venivano messi a disposizione 0 euro. Alessandro De Nicola è un economista, può andare a controllare questi dati. E io chiedo a tutti coloro che ci ascoltano in Italia come possono immaginare che con 0 euro possa funzionare il trasporto pubblico della capitale del nostro paese. Considerate che Milano, che ha una superficie servita da autobus, tram, metropolitana, che è esattamente un terzo di quello di Roma, ha ricevuto nello stesso anno circa 290 milioni di euro, che sono assolutamente dovuti. Io mi sono trovato dopo l'elezione, il 12 giugno del 2013, con 0 euro a disposizione e il trasporto pubblico locale di Roma costa 530 milioni di euro l'anno. C'è stato bisogno di una legge dello Stato perché il Presidente della Regione Lazio, che voleva aiutarci ma non aveva la possibilità perché era stato scritto nel bilancio che Roma aveva bisogno di 0 euro, E attraverso una legge dello Stato abbiamo avuto dal Presidente Zingaretti a novembre del 2013 100 milioni di euro. Ecco, è così che si creano i disavanzi, da una politica irresponsabile che immagina che si possa giocare con la vita e la qualità della vita delle persone. Io ho preso un percorso diverso, un percorso che mi ha portato all'inizio del mio mandato, ad esempio, a licenziare tutte le persone che avevano stipendi irragionevoli. C'erano persone in ATAC che guadagnavano 15 volte di più di un operaio e 5 volte di più del sindaco. Quelle persone sono state allontanate e noi continueremo su questa strada, ad esempio con i controlli per l'evasione del biglietto. Pensi che abbiamo immediatamente attivato dei sistemi di controllo e sulla metropolitana al capolinea Nannina nei primi mesi del 2014 il numero di biglietti vidimati è aumentato, sindaco, del 35%. Sindaco, proprio perché, sindaco, facciamo dei controlli. Per non fare, perché insomma noi abbiamo un pubblico ovviamente che non è soltanto romano, se no sembra che stiamo facendo una puntata soltanto, diciamo, sulla metropolitana di Roma. Beh, sugli però autobus quando di si Roma dice che la capitale d'Italia deve far funzionare autobus, tram e metropolitana con 0 euro, no, certo, 0 euro
nel 2013 questo lo capiscono anche a Manhattan. No, no, assolutamente, certo. De Nicola, lei vuole dire qualcosa su questo punto? Due secondi, perché se ci mettiamo a fare il balletto delle cifre penso che la gente sì. dorme. Io ho qua il bilanci di dati ATAC che mostrano 2.978 milioni in 4 anni. Poi, naturalmente, vedremo, io ce li ho qua. Ve li posso mostrare. 2.978 milioni in 4 anni. Però questo non è forse il punto importante, nel senso che il sindaco ha i suoi dati, io ho i miei dati, ognuno è convinto dei suoi. Scusi, io non ho, io forse vorrei dire ad Alessandro De Nicola che io sono il primo sindaco che appena insediato, proprio per non avere, come dice egli, i dati miei o i dati suoi, ho chiamato la Guardia di Finanza, l'ho fatta venire in Campidoglio, c'è stata 3 mesi e ha controllato i libri, per cui se non ci si fida dei dati della Guardia di Finanza, allora possiamo chiamare i caschi blu. Però io ho voluto la Guardia di Finanza proprio perché non volevo fare quel balletto, come dice Alessandro De Nicola, dei dati. Volevo dei dati certificati non da me, non dal sindaco precedente, ma dalla Guardia di Finanza. Facciamo una cosa, perché se no non riusciamo più. Sì, no, infatti i dati, lasciamoli un attimo. Lasciamo fermi i dati, vi prego. Esatto, no, ma magari se poi una cosa sul principio, rapidissimamente, un attimo, sindaco. Quello che io voglio dire è questo. Noi abbiamo un comune che ha 1 miliardo di deficit. Il sindaco d'Alessandria, che l'ha, ha tagliato le spese del suo comune, che non è meno meritevole di quello di Roma, di un quarto. Un quarto vorrebbe dire che Roma dovrebbe tagliare le sue spese di 1,4 miliardi. Il sindaco di Alessandria, che è stato commissariato il mese dopo è stato eletto, l'ha tagliato. Il sindaco di Roma ci vuole dire non 1,4 miliardi, ma 1 miliardo che vuole tagliare dov'è? Ci vuole dire perché non vende tutte quelle diavolo di municipalizzate, 26 come diceva Peter Gomez, con 146 partecipazioni? Ci vuole dire perché ci sono 60.000 dipendenti diretti o indiretti del Comune di Roma? Questi sono poi i dati a cui bisogna rispondere. Se non c'è il coraggio di risanare, poi è ovvio che pagherà sempre il contribuente. Se non c'è il coraggio di liberalizzare, di mettere a gara, l'inefficienza sarà sempre là. Poi i suoi dati controllati dalle giovani marmotte la prendo in parola. E lo invito anche in Campidoglio a venire a controllare i dati che hanno rilevato. Ma volentieri, Campidoglio ci vengo sempre volentieri. Glielo dico molto volentieri, appena arrivato io ho eliminato tutte quelle posizioni che avevano dei salari irragionevoli, ho mandato via degli interi consigli di amministrazione come quello dell'assicurazione di Roma, dove si prestavano centinaia di migliaia di euro. Ma perché Roma c'ha un'assicurazione? Lei ha fatto bene, prego, ma perché c'ha un'assicurazione? Va bene, l'assicurazione non perché serve. È chiaro che sono svantaggiato essendo collegato. Senta, facciamo una cosa, venga da noi a raccontarcelo, sindaco. Abbiamo cambiato il modo di acquistare tutto il materiale del Comune di Roma e avendo una centrale unica di acquisti che ho immediatamente instaurato risparmieremo 260 milioni di euro l'anno che erano sprecati i soldi dei cittadini. Insomma, abbiamo messo Roma su dei binari di sana e rigorosa amministrazione. Poi è chiaro, se volete dire che Ignazio Marino, che è arrivato con la sua giunta da 8 mesi, è responsabile del fatto che in questo momento, mentre noi siamo in trasmissione, Ignazio Marino come sindaco di Roma deve ancora pagare i terreni espropriati nel 1957 per costruire il villaggio olimpico quando io avevo 2 anni di età, e in effetti devo ancora pagare quei terreni e sono io sindaco di Roma oggi. Bene, allora se volete dire che quella responsabilità è mia perché quando avevo 2 anni qualcuno ha comprato, ha espropriato dei terreni, ci ha costruito il villaggio olimpico e non certamente li ha pagati, sindaco, insomma, certamente mi sembra un po' difficile. Certamente ecco. Nessuno gli dà questa responsabilità. Se vuole rimanere, le posso chiedere a questo punto di rimanere un attimo in ascolto perché ci sono 2 persone qui che forse vogliono dire qualcosa che su cui lei può rispondere, quindi mi farebbe piacere se a questo punto si mettesse un attimo in ascolto. Volentieri. Intanto c'è Oliviero Toscani, poi c'è il sindaco di Alessandria che è sua collega e che ci dirà che cosa è successo lì. Toscani. Ma è una strana impressione da cittadino. Sindaco, non gliel'ha ordinato il dottore di fare il sindaco di Roma, pur essendo dottore, spero. Io ho la strana impressione che lei fallirà. E quindi è meglio che fallisca subito.
che fallisca subito, perché alle 470 milioni devo andare. 570 mi pare? Si perderanno anche quelli con questo modo di fare, questo modo di ragionare. Scusi, ma io ho questa impressione. Mi ha chiesto l'impressione e questa è la mia. Lei perderà anche quelli. Sfugge che la capitale è il peso specifico di un sindaco. Sta parlando come il sindaco di Alessandria. Marino non è quello del comune di Alessandria, però c'è un problema di equità nei confronti dei cittadini, perché i cittadini di Alessandria che hanno subito un dissesto che ho dichiarato io sulla scorta di un'assunzione di responsabilità. Io sono stata eletta il 22 maggio 2012, dopo 8 mesi di indagine. La precedente amministrazione aveva falsificato i conti, ma erano conti che il risultato di quella politica che spesse volte aumenta il proprio consenso per via clientelare, le assunzioni che ingigantiscono gli organici delle aziende partecipate non per fare efficacia e efficienza, ma naturalmente per rispondere ad altri obiettivi, è un'eredità pesante un po' ovunque. E dunque qui c'è la lettera di notifica, perché nella mia città si è ingenerata l'idea che il dissesto sia mia responsabilità. Dopo 20 giorni dalla mia elezione, la Corte dei Conti, tramite prefettura, notificava la sussistenza del dissesto, avendo l'amministrazione precedente rinunciato a mettere in atto misure di risanamento. Allora, io che lei arriva, la Corte dei Conti, scusi, le fa dichiara il fallimento del suo dichiara, comune? No, momento, la procedura è molto più complicata e perversa. La Corte dei Conti dichiara la sussistenza del dissesto e dava 20 giorni, per certificarlo con un voto in consiglio comunale. Quindi il voto è chiaro che è stato proposto e votato dalla maggioranza che io guido su un disastro ereditato e parliamo di 216 milioni di buco di bilancio e una situazione di disavanzo dall'ultimo bilancio approvato in consiglio comunale di meno 46 milioni. Io avevo in casa. Tornando alla questione, non c'è stato un decreto salva Alessandria? Assolutamente questo no, dico. Non c'è stato un decreto salva Alessandria. Io ho assunto la responsabilità di anteporre la gestione dell'emergenza per dare un futuro alla mia città. Ho tagliato 26 milioni di euro su 90 di entrate. In Alessandria si spendevano 120 milioni e se ne incassavano 90. In un anno e mezzo ho fatto 26 milioni di euro di tagli. Ho tagliato 10 milioni di euro alle partecipate. Ho messo in cassa integrazione della gente. Ho liquidato alcune partecipazioni, ho fatto anche tagli pesanti ai costi della politica, si spendevano 800.000 euro per i compensi agli amministratori, siamo arrivati a 200.000, ho messo a costo zero alcuni CDA si sono ridotti pesantemente e naturalmente ho dovuto fare i conti con il fatto che non ho risorse, ho le strade che sono in emergenza, mi appresto in questi giorni a portare un dossier al prefetto per dichiarare l'emergenza per le strade cittadine, sto chiedendo al governo che mi consenta di poter accedere ad un mutuo che ci consenta di pagare quei creditori. Cosa pensa, sindaco, cosa pensa del decreto Salva Roma, di questi 500 e passa milioni? L'articolato, io ho lavorato a fianco anche del sottosegretario Delrio per chiedere le misure che in Alessandria consentono non trasferimenti di risorse ma norme che ci consentono di avere i soldi per pagare i creditori, avendo avuto il bilancio approvato dal Ministero perché è riequilibrato, cioè il mio bilancio è in equilibrio. Credo che sarebbe stata un'occasione perché, ripeto, la capitale è un paese con una capitale in ordine, è un onore e un punto d'orgoglio per tutti. Però credo che ci sia un problema di equità nei confronti dei cittadini, perché appunto i cittadini di Alessandria hanno subito e stanno facendo i sacrifici per tirarsi fuori da un dissesto che non hanno creato loro e non c'è stata nessuna normativa che ci ha consentito di fare la bad company e la new company. Va bene. Lo accettiamo, però dateci gli strumenti per evitare le sanzioni del patto che ci ammazzano dopo i sacrifici che abbiamo fatto, dateci la possibilità di fare un mutuo che ci paghiamo in 20 anni, perché il bilancio adesso è a posto, i conti sono in ordine, ci sono amministratori che fanno politica assumendosi le responsabilità e a questo punto non serve strangolare. Io sono all'ultimo posto della graduatoria dei sindaci, perché sfido chiunque a gestire una città in dissesto e ad avere anche consenso. Servirebbe dopo i sacrifici un'apertura, no? Dopo i sacrifici un'apertura. Lei dice a Roma questi sacrifici bisogna ancora vederli. Ma
io credo che la complessità di Roma non sia paragonabile e credo che quelle immagini che abbiamo visto siano ingenerosi rispetto anche ad alcune scelte, cioè liberare i fori imperiali dalle auto è stata una grande scelta, fare alcune cose appena insediati in una situazione difficile è diciamo sotto gli occhi di tutti, però credo che dopo l'esperienza che io ho fatto come sindaco e la mia città che ha attraversato il dissesto, è nata per esempio la legge sul predissesto, l'allentamento del rientro. A Napoli questa cosa qui non ha portato vantaggi rispetto ai risanamenti che bisognava mettere in campo. E allora assumiamoci la responsabilità, facciamo delle cose anche dure, difficili, impopolari, ma dobbiamo pensare al presente per consegnare il futuro alle giovani generazioni che non sia nero e pesante di quei debiti che comunque, con i quali comunque dobbiamo fare i conti. E credo che Sindaco, il passaggio dei tagli Marino, sia inevitabile. Sì. Qui c'è diciamo, qualcosa che fluttua nell'aria, no? L'ha lanciato Toscani con la sua consueta brutalità, però io l'ho sentito fare tante volte questo discorso. In fondo Alessandra è fallita, appunto, e ha ricominciato. Secondo lei, perché Roma non può fallire? Cioè, perché non può fallire Roma come è successo con Alessandra? Ce lo spieghi. Ma innanzitutto io, a differenza di Toscani, non leggo il futuro, se no andrei a Piazza Navona, mi metterei lì con un tavolino, è una piazza importante di Roma dove ci sono le persone che leggono le carte, leggono il futuro, il presente. Io faccio un altro mestiere. E il mio mestiere è molto più scientifico di come lo descrive simpaticamente Toscani. Io quello che faccio è cercare con responsabilità di restituire un'anima a Roma. Ad esempio, Umberto Contarello ha fatto un esempio che a me ha colpito molto. Ha parlato del darsi da fare e del recuperare dei computer per utilizzarli per il bene pubblico. Io questa mattina ho fatto un giro in diverse scuole della nostra capitale. In una scuola, in un quartiere, ho visto che c'erano delle aiuole molto mal curate, delle piante che non venivano curate da tanti anni. Ho parlato con i genitori e ho detto: se io invio qua coloro che si occupano dell'ambiente e portano via tutte queste erbacce, tutti questi alberi e metto della terra, voi vi impegnate a prendere cura e insegnare ai vostri bambini delle elementari a seminare i pomodori, il prezzemolo, l'insalata e così avremo un orto dentro la scuola e la possibilità di formare dei bambini. Insomma, questo sindaco, significa vedere positivamente. Scherzando. Poi si può certamente dire tutto andrà male, tutto cadrà, non ci sarà mai nulla che potrà andare bene. Ecco, io ho uno spirito positivo, ho uno spirito razionale, lo spirito di una persona. C'è il sindaco di Alessandra che le vuole dire una cosa rapidamente. No, sindaco, rapidamente, voglio sentire Guzzo Maltese. Velocemente, nella mia città è nato un gruppo che si chiama Rilanciamo Alessandria, si è dato un grande affare, sta pulendo parchi, aiuole e quant'altro, purtroppo noi non abbiamo neanche le risorse per fornire loro gli attrezzi e gli strumenti, cioè capisci che c'è bisogno di un'azione sistemica Ma per poter tirarsi fuori da questo guaio nel quale siamo, ecco, perché io sono assolutamente d'accordo, tra l'altro il sindaco Rossa è un sindaco straordinario che io conosco personalmente. Grazie. E sono assolutamente convinto che in molti comuni d'Italia, e questo è un discorso più ampio che tanti sindaci condividono, probabilmente quei limiti legati al patto di stabilità dovrebbero essere sollevati in modo che i sindaci possano essere messi nelle condizioni. Sindaco, siccome i collegamenti telefonici sono sempre un po' più complicati, io la ringrazio e la invito grazie qui a venire a parlare di Roma più diffusamente qui. Curzio Maltese, siccome tra poco parliamo di Beppe Grillo, diciamo, perché di fronte allo sfascio a cui assistiamo è chiaro che Beppe Grillo, anche gli ultimi sondaggi lo danno quasi al 24%, Movimento 5 Stelle, non so se tu vuoi chiosare su questa questione di Roma, se ti ha convinto quello che hai sentito. Arriva dal nord questa voce, ma perché dobbiamo salvare Roma? Perché dobbiamo dare 570 milioni a una città che li ha sprecati sempre? Comunque, perché Roma non può fallire? Vuoi dire qualcosa su questo? No, io volevo tranquillizzare il sindaco di Roma, di Alessandria. Cioè, siccome da gennaio entriamo nel regime di fiscal compact e dovremmo trovare 50 miliardi all'anno in questa tagliola terrificante che ci si prospetta per 20 anni. 50 miliardi all'anno? 50 miliardi, certo. Più 15 miliardi da dare al fondo salva stati,
che in realtà è un fondo salvabanche, non ci sarà più una lira per nessun salvataggio di Roma e di nessun altro comune italiano, e la prospettiva è che in breve falliranno tutti. Non hanno soldi per salvarsi, stanno cercando. No, no, ma voglio dire che tanto non ci sarà un euro per nessuno, quindi... Quindi vediamo, prendiamoci questi 570 milioni, dice che poi non ce ne saranno più. Non ce ne saranno più. Se entreranno nel grande buco di Roma o se verranno utilizzati da Marino con grande saggezza, questo vedremo. Sicuramente non basta fare gli orti. Allora, buonasera a Giovanni Favia. Buonasera. Io immagino, diciamo, la competizione elettorale alle europee come una competizione in cui Matteo Renzi, Contarello e Beppe Grillo sono le due vere polarità, cioè i due poli. Stiamo andando verso una sorta di bipolarismo, questa è la mia opinione, fortissimo tra Renzi e Grillo, in cui poi si inseriscono nuovi soggetti politici, quello che rappresenta qui Curzio Maltese, diciamo della sinistra, che diciamo vuole rivedere gli accordi con l'Europa, e poi naturalmente Berlusconi, che sta sempre lì, insomma, alla finestra. Allora, il problema è che il Movimento 5 Stelle si avvantaggia di quello che sta accadendo e di quello che ci sta accadendo. Di fronte allo sfascio, diciamo, del Paese, crescono i consensi per Beppe Grillo, che ha le sue ricette. Allora, vediamo quello che succede dentro al partito in questo momento. Partito che si sta molto, come dire, organizzando per affrontare le europee in modo compatto, quindi vediamo prima questo servizio di Francesco Nava e poi vediamo, appunto, iniziamo a parlare del Movimento 5 Stelle. Nava. C'è la televisione, ma sempre tu sei, sempre tu, si mandano sempre a te, ci odierai alla fine della... Ballarò? Piazza Pulita? Piazza Pulita, benissimo. No, Piazza Pulita, fanno il loro mestiere soprattutto loro. Alla fine, se ci pensate, noi parlamentari non siamo pagati né per stare in televisione, siamo pagati per votare. E ci piacerebbe che anche la stampa ci criticasse su un voto. Le uniche domande sono, anche le critiche sono, Grillo, Casaleggio, vi comandano, veramente queste minchiate qui? Oppure non arriverete mai al 51%, tra l'altro ma anche segno di ignoranza, perché anche con questa legge elettorale vergognosa che un vostro compaesano, comunque conterraneo massone Verdini, ha dettato a Renzi e a Verdini gliel'aveva dettata a Berlusconi, con questo schifo di legge elettorale, terrificante, incostituzionale, basta prendere il 37% per andare al governo da soli. Ecco, anche la senatrice Bencini, dimissionaria, espulsa dal Movimento 5 Stelle pochi giorni fa, qui ad ascoltare l'onorevole Di Battista. Non mi aspettavo di vederla qua però, Perché no? No, nel senso ad ascoltare Di Battista. Ma non c'è mai nulla contro Di Battista. No, cioè, ma neanche contro il Movimento 5 Stelle. Cioè, mi dica sinceramente, lei giovedì mattina, quando ha letto il post di Grillo che diceva i senatori dimissionari sono fuori, cioè lei come si è sentita? Se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, no. Cioè, qual è stata la sua prima reazione? Sono rimasta male, ovviamente, sono rimasta molto male, ho pianto, mi è dispiaciuto. Deve essere fatta prima una riunione di senatori, che non è stata fatta. Se no, tutti poi, ogni mattina, si alzano e dicono, te non vai bene perché c'hai gli occhi azzurri, te non vai bene perché c'hai capelli neri, te non va bene perché ti vesti in un modo, te non va bene perché quando colloqui dici una cosa che a me non mi piace. Non è così, non è così. Pizzarotti ha chiesto pubblicamente il sindaco di Parma spiegazioni sulla vostra espulsione, perché lui dice non ho capito perché siano stati espulsi. Cioè Pizzarotti vi ha espresso solidarietà, vi ha chiamato. Sì. Sì, c'è un po' di timore ad ammettere di aver sentito Pizzarotti, no? Spero. Non c'è nessun timore, però. Cioè, per comprometterlo, spero di no. No, non siamo arrivati a questo livello. No, voglio sperare proprio di no. Si impara a fare i deputati, si impara ad andare in televisione. Non siamo andati all'inizio perché dovevamo studiare. Perché se fossimo andati all'inizio, quelle macchine da guerra ci avrebbero triturato. Ci voleva un po' di tempo per impararci. Ora ci andiamo. E sono loro che hanno paura quando andiamo in televisione, perché li freghiamo dal punto di vista contenutistico, dell'onestà intellettuale, anche della comunicazione. Abbiamo imparato. Perché lei non è andata in un programma come hanno fatto tutti? Poteva andare e dire, non ho intenzione. Mi hanno additato come quella che solidarizzava con le espulsioni a Orellana, Bocchino, Battista e Campanella. Non è così. È solo per una violazione del regolamento. Perché non l'ha fatto? Punto di domanda. C'è una mia pagina. Quindi ho postato quello che avrei detto. Quanti la leggono?
il telegiornale in quanti lo vedono. È un dovere andare in televisione per caso? C'è scritto da qualche parte uno deve andare in televisione a dire? Non è un dovere. Non ho capito. Non è un Quando dovere, siamo stati primi a dire in televisione non ci si va, perché la televisione è un luogo dove viene travisato tutto, dove ti fanno la ripresa all'altro mentre parla uno. Io devo avere il dovere di andare a dire la mia posizione in televisione? Un divo. Bastia, scusa. Scusa, a volte ci vuole anche Teo. Solo. Avete cambiato idea sul mezzo televisivo? Avete capito che può essere utile? Ragazzi, un attimino. Diciamo che io noto anche che alcuni programmi sono cambiati. Noi non abbiamo mai detto la televisione fa schifo. C'è la senatrice Bencini, là, quella che è stata espulsa. Ma vi siete parlati? Perché lei contesta... È là in fondo. Ci vado subito da È là in fondo. Tipo, con Alessandra tu le contesti le modalità con cui gli ultimi 5 dimissionari sono stati espulsi? Un attimo, mi ha domandato varie cose. Non mi strillate qua, ragazzi. Siamo calmi. Quando Casaleggio dice questore Pulisti è perché noi vogliamo uno zoccolo duro per andare incontro alle elezioni europee con persone che veramente ci credono. Vuole dire questo? Zoccolo duro, è una giornalista, mica Renzi, non vi arrabbiate, non vi arrabbiate. Allora, non c'è pure il Casaleggio dietro, non c'è il cuore e c'è la voglia di tornare a essere onesti. Calma però, stai buono. Quando ho detto dire culo Casaleggio, io non ho detto questo. Io non ho detto questo. Ragazzi, tornare a respirare aria pulita. Quando tu hai a che fare con massoni, con piduisti, quando tu hai a che fare con cosentiniani, quando tu hai a che fare con persone che hanno preso i soldi da Riva dell'Ilva e che portano avanti questo sistema, devi essere straconvinto a portare avanti una strada. E se ti dimetti da senatore, evidentemente non sei più convinto. Per cui abbiamo bisogno di altri 5 che possano entrare al posto loro e che siano convinti che l'unico modo per buttare giù questo sistema è l'intransigenza. Allora, Giovanni Favia, sta cambiando qualcosa il Movimento 5 Stelle, un cambio di strategia in vista delle europee, questa accelerazione delle espulsioni, questo premere l'acceleratore sul tema dell'intransigenza, no? Sottolineare il tema abbiamo bisogno di persone intransigenti, che cosa significa secondo lei? Ma non è... tutto era già uscito, è chiaro che adesso si sta palesando quello che è successo in Emilia Romagna, 1 o 2 anni fa è stata l'anticipazione di quello che sta succedendo a livello nazionale. La prosa, la narrazione di Grillo, adesso anche di qualche parlamentare molto, molto scaltro, molto capace, funziona. Funziona soprattutto perché c'è un corpo sociale degradato, la crisi economica, e quindi quando tu vedi la tua vita che va a rotoli, che non trovi lavoro, che non hai niente, e vedi qualcuno in TV di giovane con una bella faccia che parla bene, che ti dice ma noi lottiamo contro la mafia, la massoneria, la P2, e dobbiamo essere intransigenti, dici, ha ragione. Le cose però non stanno proprio così. A parte che anche di Casaleggio si dice che è massone, si può dire di tante persone, ma non è quello il tema. Il tema è che dietro questo progetto politico c'è una grande suggestione, però non c'è un pensiero politico organico, o meglio c'è, ma oggi non te lo dicono. Noi sappiamo cos'è oggi, forse, il Movimento 5 Stelle, ma non sappiamo cosa può diventare domani. La cosa che a me spaventa di più è la capacità di Grillo e Casaleggio di cambiare rotta su tutto, anche sui dogmi del movimento, in così poco tempo, e le persone non se ne accorgono. Secondo Qual è il me, cambiamento nuovi, rotta più macroscopico? I nuovi militanti, secondo me, non sanno neanche cosa sono le 5 Stelle. Noi non siamo partiti col populismo. Guai se Casaleggio, anche solo 3 anni fa, avesse detto noi siamo un movimento populista. Noi rifugivamo questa definizione, noi lavoravamo sui piani energetici, sui piani della mobilità, sulla connettività, sull'ambiente, lavoravamo, eravamo cittadini attivi, liberi, non con atmosfere cupe, con delle relazioni, con delle comunità locali, che volevamo entrare in comune per migliorarlo. Oggi il tema è no euro, no Equitalia, giù le tasse, si fa leva sui problemi della gente. La politica è diventata marketing, e in una politica che diventa marketing, un grande testimonial, bravissimo nella comunicazione, un drammaturgo, un attore come Grillo e un'agenzia di marketing vincono, anche perché non hanno democrazia. Loro non vogliono democrazia. Usano questa retorica della democrazia diretta, che è finta, perché non c'è la democrazia diretta dal server di Casaleggio, ma la democrazia diretta, se la usi in un movimento dove c'è un leader assoluto, carismatico, è pericolosa, è plebiscito. La democrazia diretta funziona in Svizzera, dove tu non sai neanche chi è il Presidente del Consiglio, dove non hanno leader, hanno un'altra cultura. Ma questa non è democrazia diretta, che richiede più regole di quella rappresentativa e non richiede un non statuto. È la volontà di 2 persone di avere in mano una macchina potentissima e di farci quel che vogliono. Atti di fede, dichiarazioni di guerra,
I parlamentari oggi cosa sono? Sono alcuni, sono imbarazzanti, vabbè, sono arrivati in Parlamento persone che non ne parliamo, altri sono bravi, lavorano, e poi ci sono gli attori, quelli incaricati non di lavorare nelle stanze dove bisogna contrastare le porcherie dei governi, ma di andare in televisione. Gli prendono i TV coach, gli fanno i corsi, gli dicono cosa devono dire, vanno lì e sono bravissimi e funzionano. Ecco, però sul rapporto della televisione, poi voglio sentire Oliviero Toscani, ma la televisione all'inizio era stata demonizzata, cioè nei talk show non si andava, appunto, lo ricordava, la cosa interessante di questo bel filmato di Francesca Nave è che in realtà la espulsa, la Bencini, nel modo in cui parla, sembra essere in realtà più ortodossa di loro, cioè credere più di loro, più di Battista, nelle regole, diciamo, fondanti, no, del movimento, cioè appunto, ma come in televisione non bisogna andare, ci avete detto che in televisione non si va perché il talk show deforma, no, in realtà deforma la realtà, deforma il dibattito. Che cosa è successo nell'idea di Casaleggio e di Beppe Grillo e del movimento, perché adesso invece nei talk show ci si va, perché la televisione adesso non è più proibita? Allora, questa cosa della TV è una cosa di una disonestà intellettuale incredibile. Di Battista, diciamo, prima non eravamo capaci, no? Il codice di comportamento era vietato, no? È vietato partecipare, no, ai talk show. Io sono andato in TV nel 2010 insieme a Fico, Crimi, mandato da Grillo. Lui all'inizio ci mandava in TV, poi aveva capito che c'erano degli esponenti di questo movimento che non erano dei burattini ma dei liberi pensatori, e che la TV dava notorietà, quindi dava anche consenso dalla base, e quindi a un certo punto ha bloccato tutto questo, ma nessuna regola lo vietava, nessuna. Federica Salsi, un'ottima consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, è stata incenerita, espulsa, mandata via a calci nel sedere attraverso una gogna mediatica, perché andò a una trasmissione televisiva quando era consentito. E tutti dicevamo, ma le regole non lo vietano. Vanno in Parlamento, fanno la regola, scrivono nero su bianco, vietato andare al talk show. Cosa fanno dopo 4 mesi? Iniziano ad andare ai talk show. Allora è una presa in giro. Allora questo movimento deve un attimo decidere se il mezzo è importante, perché io credo che il mezzo deve essere coerente con il fine. Se diventa merda il mezzo, col tempo diventerà merda anche il fine. Toscani. Ma cosa credi, che Grillo non sappia come funziona la televisione? È un uomo di spettacolo. Mi fa anche un po' paura pensare che se Grillo fosse venuto qua dall'inizio, forse avrebbe più del 40% di consensi. Posso anche pensare questo. Cioè, questa televisione che è diventata ormai il Parlamento dell'Italia, perché tutto passa da qui, o si twitta o si viene in televisione, perché ormai... cosa serve il Parlamento? Ma, quote rosa? No, è uno strano paese questo. Tutto si decide in televisione. E io devo dire che questa scelta di Grillo è stata fantastica da parte sua. Fantastica. Dire, non si va in televisione. Chiaramente la televisione corre dietro a tutti quelli che la legano, perché tutti vogliamo sapere cosa fa. Cioè, le cose si sanno in televisione. La televisione è diventata ormai... siamo un paese di teleidioti, teleidiotizzati. Però posso chiedere una cosa? C'è un passaggio importante. Quando Di Battista dice abbiamo bisogno, siccome il quadro è pessimo, ci sono i cosentignani, ci sono i massoni, ci sono gli amici dei camorristi, abbiamo bisogno di intransigenti. E quindi espelliamo quelli che non sono abbastanza intransigenti per avere... Ma lo dicevano anche i democristiani. Ecco, in lei come tutto... la vede questa posizione? La condivide? Ma io penso che sono molto bravi. Attenzione, sono molto bravi. Io non condivido forse il risultato finale, perché può essere... No, ma sono molto bravi. Bravissimi. Cioè questa loro tolleranza nella loro intolleranza, incredibile. Avete visto come parlo? Ma è chiaro che il partito dall'inizio avrebbe mangiato Grillo. Ma del resto anche noi lo mangeremo, se non sarà quel democratico come lei, tu dici che lui sia. È chiaro che questo Casaleggio mi fa venire in mente, come si chiama quello, il Goldfinger che accarezzava il gatto? Sì, quello di... Della Renfe. Sì, insomma, della... Della Renfe. Sì, che sì. Poi apriva, c'erano gli squali, cascavano dentro. E lui, io
penso che lì io ho paura. Però a lei piacciono le espulsioni, cioè le condivide, no, cioè lei condivide la linea, come dire, centralista, no, per cui chi non niente. Ci sta se ne deve andare. Ma non hanno inventato niente, il Partito Comunista ha buttato fuori Pasolini perché era omosessuale, ma le espulsioni ci sono sempre state, ci sono ancora. Mi fate allora sentire da New York, c'è Federico Pistono, eccolo qua. Federico Pistono è stato intervistato da Francesca Nava la scorsa settimana, ha espresso delle posizioni critiche sul tema della democrazia di rete e rete, pur essendo un attivista, uno che nel Movimento 5 Stelle ci crede e insomma ha elaborato un suo pensiero. È in collegamento Skype da New York, stasera ci piace rischiare, diciamo, grandemente, diciamo, speriamo che questa volta ci sente meglio della buona fede. Pistono, dopo questa intervista critica, che cosa è accaduto? Le hanno scritto? Ha avuto, diciamo, delle reazioni dagli attivisti del Movimento 5 Stelle? Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto io avevo fatto un'intervista che era molto più lunga, dove mettevo anche un attimo in prospettiva le cose, quindi dicevo una cosa che secondo me era fondamentale, ovvero che nonostante io sia molto critico e faccia un po' le pulci a alcuni aspetti del Movimento 5 Stelle, bisogna secondo me riconoscere che ha portato nella politica italiana e anche a livello internazionale, perché se ne parla anche al di fuori, degli elementi che non sono mai esistiti. Quindi tenere comunque sotto prospettiva le cose, cioè il Movimento 5 Stelle da opposizione ha comunque raggiunto degli obiettivi grandi, che sono tutto quello che ci siamo portati dietro di connettività, di rispetto per l'ambiente, di piccola industria e via dicendo, nonostante non abbia nessuna possibilità di governare al momento. Quindi il lavoro che stanno facendo i parlamentari, i deputati, è secondo me egregio. Secondo me non è tanto egregio quanto il lavoro che stanno facendo la maggior parte dei parlamentari, la comunicazione e la metodologia di interazione con gli attivisti da parte dello staff. E su quello, diciamo, io ho messo le mie critiche, ma non solamente l'altra settimana, sono anni che ne parlo, ho iniziato addirittura 6 anni fa a presentare una proposta nazionale, quando c'erano ancora gli amici Beppe Grillo, non esistevano ancora neanche le liste civiche, di una wiki nazionale per discutere e prendere insieme le decisioni, e ho cercato per anni di entrare in contatto con lo staff e con altri, e insomma le mie richieste sono state un po' disattese. Senta, però dal punto di vista degli attivisti ci sono migliaia di persone che la pensano come me, e anche deputati e parlamentari del Movimento 5 Stelle che adesso sono lì, ho parlato con loro e mi hanno detto che sono d'accordo. Cioè, insomma, Pistono, lei dice deve essere potenziata la democrazia sulla rete, cioè ci deve essere una discussione delle questioni fondamentali, per esempio sulla legge elettorale, che non deve arrivare a porre la questione ABC, votate su ABC, ma ci deve essere una discussione in rete democratica, orizzontale, anche nella individuazione dei modelli. Questo era l'esempio che lei faceva. Le vorrei chiedere rapidamente cosa pensa delle espulsioni dei parlamentari 5 Stelle. Secondo me anche quello lì è un problema di metodo, cioè se ci fossero state in maniera molto chiara quali sono le regole, secondo quali criteri uno può essere o non può essere espulso, se si fossero seguite le regole, giuste o sbagliate che fossero le espulsioni, sarebbe comunque stata una decisione comunitaria. Mentre invece non far sapere quasi niente, poi a un certo punto scrivere un post dove ti arriva una mail alle 10:20 del mattino con scritto devi votare entro le 19, e come unico link c'è un video di Grillo che dice no, questi qua via via, basta basta, e cioè una cosa seria secondo me sarebbe stata una settimana prima dire secondo noi, secondo il gruppo parlamentare, questi senatori o questi hanno violato queste regole, bam 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 bam. Qui ci sarà una discussione con un link e si andrà al link della discussione, oppure c'è il video della discussione che è avvenuta attraverso i parlamentari, poi ci sarà un video in cui i parlamentari che vogliono che questi qua vengano espulsi presentano i loro punti, i parlamentari che si devono difendere presenteranno un video o un scritto in cui dicono secondo loro perché non devono essere espulsi. A quel punto si mettono tutti questi link nel riferimento nella mail e la gente può farsi un'idea, non dire basta basta questi qua via 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 e poi andare alla votazione e no, votare all'istante entro 7 ore, se no, cioè, non è che si fanno così le cose. Il tema della democrazia ormai l'abbiamo superato, che sia un partito agenzia lo hanno capito anche quelli che lo votano, e lo votano lo stesso. Ma il problema della democrazia... Lo votano. Anche nei sondaggi non l'hanno più basso. Problema non è questo, il problema è l'opacità.
finanziaria per quanto riguarda tutto quello che c'è dietro, ma non credo ci sia granché. Però il fatto che sia finanziato non dai cittadini, ma di fatto da delle multinazionali, perché senza la pubblicità di Google non starebbe in piedi, perché nel non statuto c'è scritto che la sede del movimento è il blog di Beppe Grillo, e il blog di Beppe Grillo non è finanziato con le donazioni dei cittadini, ma con della pubblicità, lecito, anche se poi io posso pensare che quando sono contro la web tax, per quanto fosse sbagliata, scritta male, ma l'intenzione era giusta, era contro l'evasione fiscale di chi prende la sede in Lussemburgo e poi presta servizio in Italia, io posso anche pensare che Casaleggio, vivendo quei contributi di Google AdSense, possa anche avere un conflitto di interesse. Ad esempio, il problema è che il Movimento 5 Stelle è un sincretismo, ovvero non è vero che non è né di destra né di sinistra, è un mischione di cose, un po' di destra, un po' di sinistra, le mette insieme in un polpettone populista che funziona, che buca a livello mediatico, perché, ripeto, è la politica marketing, ha colmato sicuramente anche per lo schifo dei partiti, però ha creato un cocktail di proposta politica che alla fine non ha un pensiero organico nel capo di coda. E non sappiamo anche però mi viene anche da seguendo, dire... scusa, sì. Anche seguendo le ultime cose che stanno dicendo, dove vogliono arrivare. Però credo che l'obiezione giornalistica che faccio è che chiaramente un partito politico o un movimento politico che riesce a modificarsi e ad adeguarsi alle condizioni del presente e ad allargarsi e a, come dire, allargarsi a destra e a sinistra, è un movimento politico che comunque funziona, cioè che ragiona e che va a cercare il consenso dove questo consenso può prenderlo, può piacere o meno, però i sondaggi danno ragione a Grillo, no? Questo è il punto. Le faccio un attimo sentire, perché c'è Daniele Masini. Dov'è Daniele Masini? Eccoli qua. Daniele Masini è un attivista, un militante del Movimento 5 Stelle, è venuto con una trentina, vero? No, una decina di militanti. Alzatevi tutti in piedi, chi sono, diciamo, gli attivisti 5 Stelle che sono venuti qua ad ascoltare stasera. Prego, Masini. Grazie. Vorrei che lei ha sentito, no? Giovanni Favia ha bisogno di acqua. Sì, adesso Giovanni Favia gliela portiamo l'acqua, Giovanni Marino gliela porta. Subito acqua. Dunque, io intanto lo voglio ringraziare per quello che ha fatto sul territorio, perché nessuno gli può negare che lui si è impegnato. Tenga vicino il microfono. In tutti questi anni si è impegnato sicuramente soprattutto sull'ambiente, lo seguo abbastanza per quello che fa. Però ecco, io gli chiederei di essere un pochino più coerente, ed è questa la parola chiave di tutto questo, cioè lui può dire quello che vuole su Casaleggio, su Grillo, sulle lobby che ha. Paradossalmente Casaleggio, lui parla delle lobby di Casaleggio senza pensare alle altre, però no, dovrebbe essere giorni alle altre. Le combatto ogni giorno, Giovanni, in Consiglio regionale. Perdonami Giovanni, no, fammi dire che non combatto le lobby, perché forse potresti dedicare più altri tipi di lobby. Comunque questo diventa un problema. Segui il mio sito ogni giorno, un'altra barzelletta che io mi occupo. Perfettamente. Ecco, allora non mi fare entrare in contraddittorio, fammi dire prima quello che penso del tuo modo di fare. Prego. Ora, io sono dell'idea che è arrivato il momento di pensare alla trasparenza e soprattutto alla coerenza. Chi è più coerente attualmente nel panorama politico? Senza dubbio Beppe Grillo, ma non è che lo dico io, lo dicono i fatti. Vedi Renzi che ha detto 7-8 cose che non avrebbe fatto e è partito facendole, vedi i sottosegretari che hanno dei problemi di carattere giuridico, che poi si vedranno, però di fatto hanno dei problemi di carattere giuridico e vengono messi in ruoli di responsabilità che non dovrebbero avere. Ora, tornando al discorso della coerenza, ecco dov'è che ti batto. Ti batto sul fatto che Beppe Grillo ha detto i soldi che avanzeranno dei cittadini che mi vengono dati per fare il tour, lo tsunami tour, alla fine quelli che avanzeranno li porterò ai terremotati. Lui è andato dai terremotati, ripreso anche da televisioni nazionali, ha restituito 200.000 euro, quello che è avanzato, tutto dichiarato, è andato lì e ha portato un aiuto concreto. È di ieri la notizia, l'ho sentita in televisione, non l'ho verificata, però se è così la trovo assurda, che il comune di Olbia ha ricevuto dei soldi che sono stati raccolti per gli alluvionati e sono stati messi a bilancio. Cioè non è che sono immediatamente stati girati alle migliaia di persone che sono in difficoltà per quello che gli è accaduto. Come... Quindi lei dice la differenza è che il Movimento 5 Stelle è coerente. Beppe Grillo ha detto niente inciuci e non li fa. I ragazzi devono restituire perché non voglio i soldi nella politica. Questa è una delle cose fondamentali che a me piace del Movimento 5 Stelle. Due mandati, 8 anni massimo.
non ci sono possibilità di passare da una parte all'altra. Se tu fai parte del Movimento 5 Stelle non devi avere né i soldi, perché ne prendono veramente pochi rispetto a quelli che potrebbero, e soprattutto dopo 8 anni vanno via, quindi non hanno carriera politica. È questa la grande forza, e su questo diciamo l'immagine davanti ai cittadini è comunque forte. Maltese e Contarello, voglio sentire. Resti in piedi, resti lì, che così diciamo. Io sono molto incuriosito perché posso fare finalmente una domanda. Non so se devo mettere la mano in tasca come deve fare Renzi o devo stare. Non so, faccia come vuole, le può mettere dietro, davanti, dove vuole, insomma. Signora, le sembra un problema questo? Sembra di sì. Ah, vabbè. Sembra di sì. In Italia si parla del fatto se si sta a manigliare. Proviamo per un attimo a fare un dialogo normale. Sono a sua disposizione. Perfetto. Io ho una curiosità e quindi le faccio una domanda semplice. A parte le qualità, chiamiamole morali, che vi contraddistinguono, diciamo, la coerenza e via dicendo, sono ovviamente trasparenza. Perfetto. La domanda è semplice: voi, nella vostra prospettiva lontana, vicina, lontanissima, a certe condizioni, a quali condizioni volete? Guardate che adesso vi dico un verbo semplice e amerei una risposta semplice. Volete governare questo paese? Dunque, noi non vogliamo governare questo paese in senso assoluto, nel senso che l'interesse di Beppe Grillo, quando fece riferimento... No, scusa. No. Dica. Io ho fatto una domanda a te. Sì, ma dive... E chiedo... Le faccia l'idea al tempo di rispondere, cominciato. No, se mi fa l'esegeta di Beppe Grillo... Vabbè, non mi interessa. Gli dia un minuto per rispondere e poi vediamo se ci sta, rispondendo oppure no, prego. Intendo rispondere in maniera articolata, se le va di accettarla come risposta... Prego, come vuole. Ora, il tempo in televisione è tutto, via. Allora, le stavo dicendo, l'intenzione è quella di portare i cittadini dentro le istituzioni. Questo è il discorso che faceva Beppe Grillo, che è stato in qualche modo travisato nel famoso 100%. Non è che lui vuole il 100% dei consensi. Lui vuole che ci siano persone normali a gestirci. Non professionisti, non lobbisti, non per esempio i poteri forti del nostro paese, che li conosciamo tutti quali sono, giornali, televisioni e via discorrendo, imprenditori importanti... senza stare qui a far nomi, tanto ormai si sa tutto, e quindi noi vorremmo che venisse portata l'onestà. Ecco, quando lui dice l'onestà andrà di moda, non lo dice solo lui, lo diciamo tutti quanti noi, perché il solco è stato preparato. Adesso si tratta di rimanere dentro questo solco e non uscire come magari ha fatto Giovanni Favia. Le spiego anche perché. Giovanni Favia ha fatto questo. È stato cacciato, dice. No, glielo dico io. Lui è stato cacciato. Ma però... che domanda mi sta rispondendo? Lei mi ha chiesto se vogliamo governare? Vuole governare o no? Volete governare o no? Ma è questo. Secondo è come lei... se io le chiedo che ore sono, lei mi risponde giovedì. Allora, ma cosa c'entra? Ha ragione. Risponda, volete governare l'Italia o no? Su, se me lo fa... provi a farla a me la domanda. Allora, io le dico... Lei vorrebbe governare l'Italia? Io ho cercato di rispondere, sto cercando di farle capire che vogliamo portare i cittadini a governare. Lo vuole capire o no? Sì. Vabbè. Sì, certo, se lei mi dice che dobbiamo pretendere di ottenere il 50%, ma è una domanda semplice. Lei è un militante di un partito orizzonte è governare questo paese, sì o no? Sì, vogliamo portare l'onestà. Sì, allora prendetevi questo impegno. Le vorrei far notare che il Movimento 5 Stelle era primo movimento alla Camera e non è stato preso in considerazione, gli è stata data una vicepresidenza della Camera e una commissione. Allora facciamo così. Masini, do la pubblicità, poi ricominciamo. Ci sono due blocchi interi per parlare di questo. State tranquilli. Un secondo. C'è la pubblicità, la puoi dire dopo la pubblicità, promesso, ti do subito la parola. Intanto Masini, che mi sembra diciamo molto disposto a confrontarsi, si confronterà con le vostre obiezioni. Pubblicità, torno da lei, rimanga lì col suo microfono. Vabbè. Pubblicità.
naturalmente noi parliamo di Beppe Grillo, qua non c'è un parlamentare 5 Stelle, non perché non l'abbiamo invitato, questo lo dico per quelli che su Twitter dicono ma perché c'è Favia e non ci sono quelli di 5 Stelle? No, magari. I parlamentari 5 Stelle noi li invitiamo sistematicamente, tutte le settimane ancora non ho deciso di venire, comunque sono sempre invitati, lo dico qua, c'è comunque il nostro Daniele Masini che devo dire che insomma già in una settimana diciamo ha iniziato, è cresciuto, glielo posso dire, cioè ha iniziato veramente a fare il politico, non è che per caso si candida alle prossime europee? No, ho intenzione soltanto di collaborare. Di collaborare. Allora, apriamo un attimo il dibattito, c'è Maltese che scalpitava, le vuole chiedere una cosa. Voglio sentire Peter Gomez e poi c'è Favia che ci deve anche dare qualche cosa in più, qualche notizia. Allora, Curzio Maltese. Io non ho nessun pregiudizio contro il Movimento 5 Stelle, ne ho qualcuno su Grillo che conosco da troppi anni, ma stava dicendo una cosa molto interessante. Io, quando c'è stata l'elezione del Presidente, insieme ad altri, Barbara Spinelli e Michele Serra, eravamo favorevoli al fatto che il PD votasse il candidato del 5 Stelle, che era il professor Rodotà. 3 mesi dopo Rodotà fece una, diciamo, civile nello stile Rodotà critica a Beppe Grillo, e la risposta di Grillo sul blog fu di chiudere ogni rapporto e di dire che Rodotà era un ottuagenario miracolato dal web che abbiamo ripescato da un sarcofago. Sì, una cosa... mi permetto di dire che erano parole sue, eh? Erano parole di Rodotà. E... Grillo ha riportato parole di Rodotà. Non credo che Rodotà si sia autodefinito un ottuagenario miracolato dal web. Ma sì, lui ha detto mi sento miracolato. Ho dei dubbi. Vabbè, andiamo avanti. Questa è la mia versione. All'epoca sempre ci furono le candidature per Camera e per le presidenze. E anche lì, insieme ad altri, pubblicamente, anch'io ho detto che sarebbe stato giusto dare una delle due presidenze al Movimento 5 Stelle piuttosto che a Sel, che aveva il 3%. Sapete qual era il loro candidato alla presidenza del Senato, seconda carica dello Stato? Luis Alberto Orellana, che cioè oggi uno dei senatori espulsi, che loro oggi considerano un reietto. E ringraziate che non ve l'hanno votato, perché oggi avreste buttato fuori il Presidente del Senato. Cioè, la vostra selezione del personale politico è evidentemente disattenta. Sentiamo anche Giovanni Favia, poi così risponde. Sì, sì. Prego, Favia. Ha risposto Contarello. Ha detto noi vogliamo portare al governo i cittadini. Questa è la debolezza del Movimento. Lo spiego meglio. Io ho rappresentato il Movimento 5 Stelle, prima in un consiglio comunale, il primo importante, quello di Bologna, e poi in un consiglio regionale. Sono ancora un recordman di preferenze, nel senso che ne presi 10.000 su 30.000 voti che prese la lista a Bologna, e insomma sono stato un po' un portabandiera. All'inizio, dici? All'inizio, fino a 2 anni fa. 7.500. Ma rappresentare i cittadini non vuol dire niente. Perché quando tu vuoi fare un'assemblea in una periferia, in un quartiere, perché magari il comune vuole fare un parcheggio, ti troverai il cittadino che vuole il parcheggio, quello che vuole la ciclabile, eccetera, eccetera. I cittadini hanno sensibilità diverse e si dividono in parti e servono i partiti per rappresentare queste parti. Io quello che contesto a Beppe Grillo è l'ambivalenza del messaggio. Lui usa la satira per confondere. Gioca su un paese che è disperato, ma mente, e io contesto il fatto che quelle due persone siano persone prive di moralità, perché delle persone che si girano, i tuoi generali che tu difendi, e ti sparano, perché Di Battista dice siamo in guerra, quelli sono dei sabotatori. No, i sabotatori sono già Roberto Casaleggio e Beppe Grillo che vi stanno usando. Vuole rispondere su questo e poi voglio sentire, certo, Peter Gomez che ancora sì, non ha detto una parola su Grillo. Mi rifaccio sempre al discorso che ho fatto prima, che evidentemente non è stato abbastanza chiaro, cioè lui deve farmi un discorso che abbia la coerenza, cioè ci vuole la coerenza, e mi riferisco a lui. Cioè, secondo me Beppe Grillo è coerente con quello che ha detto in campagna elettorale e con quello che ha sempre detto nell'arco della sua vita, invece lui non lo è. Perché si è presentato col Movimento 5 Stelle, lo ha criticato da subito, in una tua trasmissione ha fatto l'ira di Dio nei confronti di Casaleggio e Beppe Grillo, quindi è contrario al Movimento 5 Stelle, però è ancora capogruppo in regione come Movimento 5 Stelle. Falso. E non si è dimesso. Si è addirittura...
si è addirittura presentato con un'altra lista che è proprio contraria ad ogni proprio possibile immaginazione per uno del Movimento 5 Stelle. Lui si è presentato con Ingroia, hanno fatto un flop gigantesco, proprio spariti completamente. Perché però, non fa questo? Perché non continua a impegnarsi sul territorio poi, e si presenta con un'altra lista ancora? Può essere, allora, risponda su questo, poi una domanda per lei. Allora, mi fai un grandissimo favore. Io ti ringrazio per questa cosa. Tra l'altro, quando si dice che la TV è contro il movimento, ormai c'è sempre l'applauso per qualsiasi cosa si dica a favore del movimento. Grillo dice sempre, ci sono gli applausi contro il movimento. È l'opposto. Ma io ti ringrazio. Sai perché? Perché, primo, io non me ne sono andato dal Movimento 5 Stelle, sono stato espulso. Prima sono andato in contrasto, sono rimasto lo stesso, lui me l'ha detto di tutti i colori, perché credevo in un sogno che io ho contribuito a loro creare. Loro mi hanno detto di tutti i colori, ti sei scordato quello che hai detto? No, qui ti spiego, ti spiego. Il problema è che noi in Emilia Romagna, abbiamo capito subito cosa c'era dietro e volevamo cambiarlo dall'interno. Avevamo questa idea la stupida. Coerenza, scusa, cosa c'è dietro? Dici cosa c'è. Signora Rita, abbia pazienza, scusa, poi dopo le spiego perché lei c'ha il problema scusa. Dei soldi. No, però aspetti un attimo. No, perché vedo che. No, perché non ho capito, vabbè, però lei non faccia i suoi messaggi trasversali che nessuno capisce adesso. Sì. Se no. Ora il punto è questo, lui ha spiegato, però c'è una domanda che è più alta. Mi scusi, però c'è una domanda che è più alta che questa, sì. Secondo me. Lei ha sentito prima Di Battista dire quelli espulsi, sono stati espulsi perché noi abbiamo bisogno degli intransigenti. La domanda che fa una persona comune è, mi scusi, ma la diversità, lo spirito critico all'interno di un movimento eletto democraticamente che ci rappresenta, che prende il 25% dei consensi, provo a rispondere, è un disvalore, è qualcosa di sbagliato esprimere un senso critico, è esattamente il contrario, è un disvalore tale da meritare l'espulsione, questa è la domanda. Sì, Corrado, è perché è esattamente il contrario del motivo per cui sei stato eletto. Se tu sei stato eletto per non fare inciuci e vuoi fare inciuci, ti togli, vai in un altro reparto, in un'altra zona. Però mi scusi, Orellana per esempio, e Campanella, Orellana, sono stati espulsi perché hanno detto che forse nelle consultazioni tra Renzi e Grillo quello spazio temporale, quell'opportunità poteva essere utilizzata meglio. No, sono stati espulsi per aver espresso questa opinione. Ritardo, questo voleva dire volere l'inciucio? Sono stati espulsi in ritardo perché io ho scritto, io come tanta altra gente come me, a Orellana, se se lo va a riguardare sul suo Facebook, sulla sua pagina, a settembre io ho scritto che quello non era il modo di parlare, che quello non era il modo di andare avanti, che quello non era l'indirizzo che aveva preso il Movimento 5 Stelle. Glielo diciamo da tanto tempo. Se un appunto si può fare a Beppe Grillo, che li ha rimossi troppo tardi. No, volevo rispondere all'offesa, no, però. No, scusa un attimo. È questo. Le do la parola poi sull'offesa, alla mia promessa. Dal mio punto di vista è questo. Un movimento che aspira a governare il paese, e il Movimento 5 Stelle aspira e non devono vergognarsi di tutto questo, di governare il paese, è giusto che sia intransigente. Però per essere intransigente deve dimostrare anche un'intransigenza nei suoi confronti. Quello che ci aveva spiegato ai cittadini il Movimento 5 Stelle era che era assolutamente necessario da parte di tutti il rispetto alle regole. Quello che è mancato in questa espulsione, qualsiasi partito, organizzazione politica, bocciofila, può espellere i suoi membri, non c'è niente di male in tutto questo, è la mancanza di regole certe e chiare. E questo è il punto che va contestato. Perché quando mancano regole certe e chiare, il rischio in cui si può cadere è quello della dittatura della maggioranza. La dittatura della maggioranza è qualcosa che può essere potenzialmente molto pericoloso. Poi dobbiamo però essere anche obiettivi. Grillo e Casaleggio non sono la Spectre. Grillo e Casaleggio sono due signore che in ogni caso non sono in Parlamento. Avrebbero potuto entrare in Parlamento sull'onda di centinaia di migliaia di voti. Sicuramente Grillo. E Casaleggio con lui, e questo non è accaduto. Bisogna anche dire che il Movimento 5 Stelle, con tutti i problemi che ha portato però, e lo vediamo tutti, una novità all'interno, grossa, importante, fondamentale, di cui è figlio anche Matteo Renzi probabilmente da questo punto di vista. Per la prima volta in questo Paese c'è una forza politica che si oppone all'interno del Parlamento e lo fa in maniera intransigente e chiara, portando a casa dopo alcuni mesi anche dei risultati che sono stati interessanti. Vi ricorderete quando il Movimento 5 Stelle, prima di
Natale denuncia che in un provvedimento del governo era stato stabilito che gli enti locali che avessero detto di no in qualche modo alle slot machine sarebbero stati puniti finanziariamente. Lo scandalo è emerso grazie a quella denuncia e Renzi immediatamente è salito su quella denuncia, su quel carro, e ha fatto sì che il PD non facesse questa porcata. Allora, le democrazie sono delle cose complesse, è vero, dobbiamo parlare della democrazia interna al movimento, è importante che poi i militanti siano coerenti, perché Fabia, che è un mio blogger da un secolo, quello che contesto a Fabia è semplicemente una cosa: nel momento in cui lui è venuto a Piazza Pulita, anzi in un'intervista parte rubata, e ha detto delle cose precise, tra cui io ho mentito in altre trasmissioni televisive, Casaleggio, io penso questo di Grillo e Casaleggio, la cosa più logica e più ovvia, stando in un movimento del genere, non è aspettare l'espulsione, esatto, Giovanni, è prendere e dire: signori, io non ci sto più, perché io penso che voi siete la Spectre e io con la Spectre non ci sto. Fabia. E sarebbe stato, secondo me, anche più giusto e più bello da parte tua se tu ti fossi dimesso da consigliere regionale, perché tu sei stato eletto da degli esponenti del Movimento 5 Stelle, fermo restante tutte le critiche che bisogna fare sulle procedure di espulsione, ma il valore dell'esempio vale anche per te come vale per loro. Dobbiamo essere meglio di quello, cioè, anche perché, anche perché Peter, anche perché scusa Peter, e poi do la parola, sì, a Fabia, no. Ho avuto una discussione con il sindaco Pizzarotti qualche giorno fa e lì c'è un'altra storia. Certo. Voi vi occupate sempre delle beghe di quartiere, come se la democrazia di un partito fosse, no, una bega di quartiere. È importante. Insomma, la democrazia interna di un partito, quando Berlusconi cacciò Fini e quando si diceva che dentro Forza Italia non c'era democrazia, c'erano grandi polemiche anche sollevate meritoriamente dal vostro giornale sulla questione della democrazia. Il manifesto tanti anni fa è nato sul dissenso, certo, e l'espulsione di coloro che nel Partito Comunista esprimevano posizioni contrarie alla segreteria. Giustamente si protestò, giustamente nacquero delle esperienze che contestavano il centralismo democratico. Quindi discutere di democrazia in un movimento che prende il 25% non è una bagatella di quartiere, è una questione fondamentale per il funzionamento delle nostre istituzioni. È importante. No, però scusate, no, un attimo Fabia, un attimo, se no ci perdiamo. Dopo do la parola. Bisogna fare attenzione, perché sennò si ribalta un po' la realtà e finisce come quella frase di quello che diceva: finirà che i media vi faranno amare gli oppressori e odiare gli oppressi. È facile parlare da fuori, ma nella mia condizione, con tutto quello che io avevo dato al movimento negli anni, non è che potevi buttare tutta l'aria così. E io credevo che si potesse cambiare dall'interno, non avevo ancora capito che è un prodotto e quindi puoi solo boicottarlo. Qual è il fatto? Che nella mia condizione ce n'è tanti, sia nei consigli comunali, sia nelle regioni, e ce n'è tanti in Parlamento, che dentro il chiuso dei loro uffici alla Camera sono disgustati da quello che succede, perché non la vedono da dietro la TV o da dietro il web, la vedono da dentro, ma primo hanno paura, io non avevo paura, è che io credevo di poterlo cambiare, forse, all'epoca. Uno, hanno paura, perché ricordiamo, è arrivata una busta di proiettili veri, a una blogger che fa attività criticando il Movimento 5 Stelle, è arrivata una minaccia parlando di dettagli familiari. Coi fanatismi bisogna fare attenzione. Allora, io dico una cosa. Io non mi devo giustificare, perché io non sono andato né contro i principi con cui mi sono candidato, cioè i punti che sono quelli che contano, non il brand, no? Per i cittadini. E in più io non sono arrivato con 30 voti sull'X Factor delle parlamentari. A me mi hanno votato comunque 10.000 persone. Io non mi devo, Giovanni, giustificare perché mi sono candidato un'altra, come indipendente con Antonio Ingroia, scusami. Giovanna, no, perché, un'altra. Fammi finire, perché io mi vergogno di più, mi vergognerei di più oggi a candidarmi con Beppe Grillo che con una persona come Antonio Ingroia, che ha fatto 100 volte quello che ha fatto Beppe Grillo per questo paese, Giovanni, lottando contro la mafia. Giovanni, macchia. Io non conta tutto, lo sai, no, ne abbiamo parlato tante volte, il punto è un altro. Nel momento in cui tu incominci a pensare legittimamente che Beppe Grillo è già Roberto Se ne doveva Casaleggio, andare prima, Fabia, se doveva andare subito, questo è quello che gli viene contestato. Mi chiedo cosa ci fai lì.
E sei sicuro di rappresentare ancora le persone che ti hanno votato? Io penso. Sì, assolutamente io sì. Io non sono così sicuro. Io penso tu sei assolutamente, stato guarda, il Movimento guarda, 5 Stelle. Scusami. A me il trasformismo. È vero che è stato espulso. Ma non sono un trasformista. Ma l'idea che uno che è stato eletto da delle persone. Nessuno ti può obbligare, non sono per le leggi. Io ti dico quello che avrei fatto. Io avrei detto grazie, arrivederci, ci provo con un altro movimento. Lo avrei trovato più ma bene. Ma guarda, tu qui sotto leggi scritto consigliere indipendente. No, no, un attimo, contrario, un attimo. Leggi scritto consigliere indipendente. Pistono. Se avessi altre mire. Sarei in un partito. Federico Pistano vuole intervenire. Io non sono in un partito, Gomez, è un po' diversa. Un attimo, Fabio. Io ho rinunciato ai soldi e sono stato il primo. Ho continuato a rinunciare. Ho rinunciato al vitalizio dopo che sono stato espulso. Io non mi devo vergognare di niente. Né giustificare. Chi mi ha espulso? Sentiamo un attimo. È chiara la linea di Fabio. Pistano, prego. Sì, no, mi scuso con Giovanni, non volevo interromperti, però sono stati sollevati alcuni punti che secondo me erano molto interessanti e volevo dare la mia opinione, magari poteva essere di aiuto alla discussione. Ci sono un paio di aspetti che in particolare sono d'accordo con Peter, che dice che il vero problema è la mancanza di alcune regole chiare che devono essere seguite. E secondo me, è anche quello che dicevi tu Giovanni prima, cioè che tu se hai a che fare con un consigliere regionale o altro, c'è quello che vuole la pista ciclabile, quello che vuole quell'altro, cioè la politica da sempre è l'arte del compromesso. Adesso per la prima volta si può iniziare, e su questa è la linea grazie alla quale il Movimento 5 Stelle ha raccolto tanti attivisti come me e tanti altri di buoni propositi, sulla trasparenza, cioè sulla possibilità di raggiungere delle decisioni insieme che sono dei compromessi, senza spalleggiare alla lobby di turno, a quello che ti fa l'occhiolino di qua o il voto di scambio e via dicendo, attraverso una piattaforma partecipativa online, secondo me, è il metodo più efficiente per gestire le comunicazioni. Se venisse fatta in maniera adeguata, secondo me tutte queste problematiche che stanno venendo sono semplicemente dei sintomi di un problema più alla base. Ma appunto, però il problema, Pistono, scusi, il problema è perché non viene fatta in modo più adeguato la consultazione democratica? È un problema di aggiornamento dei sistemi o c'è una volontà dal vertice di chiuderla lì, la questione della consultazione democratica? Cioè lei si sente in qualche maniera scavalcato da decisioni come attivista che arrivano dall'alto oppure no? Perché poi è questo il punto. Chi decide la linea del 5 Stelle a livello nazionale? Sì, ho capito la domanda. Io non voglio fare dietrologie, cioè io vedo quello che è adesso, secondo me non è adeguato. Fermo restando che considero meglio degli altri partiti. Ma questo è un altro punto che volevo fare, cioè solo perché si dice ma gli altri partiti fanno schifo. E chi se ne frega se fanno schifo? Noi facciamo il nostro lavoro senza metterci a confronto con loro, cioè noi facciamo il nostro meglio, indipendentemente, altrimenti non si può portare nessuna critica, perché c'è sempre non dire nulla contro il Movimento 5 Stelle, se no stai andando contro la visione della corazzata, no? contro tutto. Secondo me invece si può migliorare, e non lo so se c'è una volontà forte dal vertice o semplicemente perché è un movimento nuovo che deve maturare e che ha bisogno di un suo periodo di gestazione. Non mi interessa, quello che voglio è che la voce di migliaia di attivisti come me e come tanti altri che hanno sviluppato le proposte come il Parlamento elettronico di Barillari che sta a Roma, quelli di Bergamo che hanno provato a fare una wiki collaborativa, il progetto di Liquid Feedback, i ragazzi di Erasis, tutti i software libero che è disponibile. Tutto questo venga in qualche maniera implementato e messo diciamo rapidamente sul tappeto. Però insomma c'è sicuramente da fare, io sono d'accordo. Federico ti chiami, vero? Sì, Federico Pistone. Sì, sono d'accordo che ci sono. Però lei, Masini, posso dire una cosa? La settimana scorsa lei ha detto una cosa più tranchant, più netta, cioè ha detto vabbè, ma insomma c'erano qui gli espulsi. Ma voi non portate i voti li ha portati Beppe Grillo, per cui è normale che alla fine chi decide le linee nazionali del movimento sia Beppe Grillo. Quindi in lei c'è l'idea che questo in fondo sia un partito più tradizionale di quello che appare, cioè che le scelte nazionali, le scelte sulla legge elettorale, su chi candidare, vengano prese dal vertice? In realtà si stanno già discutendo, c'è molto da fare. Come diceva Federico, se ognuno di noi partecipasse in quel poco di tempo che ha a disposizione per collaborare e migliorare le cose, nessuno gli viene negata questa possibilità. Attualmente sul portale è possibile discutere di leggi, si fanno delle proposte. Sì, lo so Federico, vedo che scuoti la testa, hai ragione, può essere fatta meglio, magari
non lo so, scuote la testa, però io qui c'ho una persona scuote che scuote la testa perché ha spiegato le ragioni, le rispieghi perché scuoteva la testa Pistono? No, perché nominalmente è vero che si può discutere, ma di fatto è l'equivalente di andare a scrivere un commento su un tag in un muro oppure urlare, perché ci sono 8.000 commenti quasi per nulla filtrabili o... Non la sentono, quindi... Sì, no, diceva che ci sono 60 giorni per discutere queste cose. Allora, ma rimane, comunque, se vogliamo dire che si possono migliorare le cose, non c'è dubbio che si possono migliorare le cose, non mancherebbe altro. Allora, facciamo così, diamo l'ultima pubblicità... poi dopo ripartiamo per far... no, diamo la pubblicità e poi dopo do la parola anche a Contarello. Tra pochissimo vedete anche una cosa molto interessante da Londra. Allora c'è un posto dove diciamo l'utopia grellina, l'uno vale uno, in qualche maniera è una realtà, insomma, eppure non c'è il Movimento 5 Stelle, è a Londra, almeno nella Londra, che racconta un'italiana che è andata a vivere lì, Francesca Mannocchi. La Yellow Box è la rappresentazione proprio visiva della banalità, della normalità. Sono delle strisce che te non puoi impegnare con la macchina, non ti puoi proprio fermare. È colpa tua se non misuri bene lo spazio e pensi di poter passare, ma di là c'è la macchina, sei fermata e non riesci ad andare, ti becchi una multa. Come se fosse un campo minato, non ci si ferma nessuno davanti. E io all'inizio non sapevo cos'era lo Yellow Box. Ho preso una bella multa all'inizio e l'ho capito. Caterina fa la giornalista. 2 anni fa, con il marito e 2 figli, ha deciso di trasferirsi a Londra. Questa qua è la libreria di quartiere. La stanno ristrutturando. Sono 2 milioni e 3 di ristrutturazione, che sono i soldi quelli delle multe, del pagamento del parcheggio per le strade. Insomma, le tasse vanno in queste cose qua anche. E quindi io uno le paga anche volentieri. Beh, trasmissione che non parta. Da un giudizio impietoso sulla situazione italiana e poi un servizio di una truppa all'estero che racconta come all'estero invece le cose vanno perfettamente bene e tutto sia straordinariamente bello e felice. Le persone che vanno all'estero non pensano che l'estero sia meglio, è l'Italia che è diventata peggio, no? Quindi è l'Italia che è diventata invivibile. Prima si parlava di fuga di cervelli, questo adesso è una sorta di esodo, è come una delocalizzazione delle persone, no? Che non riescono più a vivere normalmente in Italia e provano a farlo in un altro luogo. Questo libro è un libro, se vogliamo, un po' delle piccole cose, no? Cioè tu per descrivere i grandi temi parti dalle piccole cose. Il rapporto della democrazia diretta qua è veramente diretta, cioè tu ricevi una mail, ma poi ti mandano anche la posta e ti chiedono qualsiasi cosa, ti avvisano che chiude la biblioteca di quartiere, ti dicono che l'ambulatorio si è spostato da questo numero a quell'altro. Questo qui è la polizia locale che chiede il feedback, cioè stiamo facendo bene. Queste sono le cartoline con cui si consultano se vogliamo ampliare le zone dei parcheggi a pagamento o no. Già affrancata, ci sono devi mettere le crocettine e in base a questa cartolina io ho il parcheggio o non ho il parcheggio a pagamento. Ma non è una consultazione facoltativa, è una consultazione che... Uno vale uno. Uno vale uno. Qui uno vale uno veramente. Te dici la tua e in base a quello che la maggioranza decide loro lo fanno. Scrivi: Londra non è meglio dell'Italia, ma Londra ha trovato la banalità della normalità. Cioè qua è tutto semplicissimo, cioè sembra semplicissimo e in effetti è semplicissimo, perché puoi aprire una società senza neanche andare mai da un notaio, cioè capito, telefoni e ti danno il numero con cui registrarti. Qui le tasse puoi pagarle online, tutti si fanno la dichiarazione dei redditi online, no? Non c'è il 740, il commercialista, le cose. Se è sbagliata, c'è il beneficio, proprio perché è un paese garantista, dove la giustizia funziona, c'è il beneficio del dubbio che tu hai sbagliato in buona fede, no? Te correggi l'errore e sei a posto. E se sbagli, e questo è successo a mio marito, lui ha fatto la dichiarazione, aveva pagato di più, gli hanno rimandato indietro i soldi nel giro di una settimana e gliel'hanno riaccreditati direttamente sul conto.
capito? Cioè non c'è la guardia di finanza, quindi te non hai il terrore in questo rapporto con lo Stato che te, se sbagli anche un numero, ti arriva anche per cose formali la multa, no? Però se sgarri finisci in carcere fino a 7 anni, cioè l'evasore fiscale finisce in carcere fino a 7 anni di galera. E questo quando io dico ti senti libero qui, perché lo Stato non è un tuo nemico, ma se te sei in buona fede e sei onesto, lo Stato è dalla tua parte, no? E questo poi è alla fine il concetto che racconto, che spiego anche nel libro, no? Che alla fine questa è una monarchia, ma qui ti senti un cittadino. Toscani, è questo disperato bisogno di normalità, no? Che sta forse anche dietro a questo voto per Grillo, cioè l'illusione di poter diventare cittadini? Beh, è chiaro che noi siamo un po' sequestrati in questo paese, insomma le persone oneste sono un po' sequestrate, c'è questa pistola puntata, devi pagare le tasse, tu che sei onesto sei quello più tartassato. Siamo un paese difficilissimo, che ci fa bestemmiare, che ci fa incazzare, ma come mai, perché questo paese che ha delle eccellenze fantastiche, un territorio magnifico, siamo in questa condizione. Io credo che però quando sono in Norvegia, in Svizzera o è vietato o è obbligatorio, non avete altra scelta. Là è così, questi paesi super organizzati. Però quando vedo che devono pigliare l'aeroplano per venire in Italia, man mano che si avvicinano all'Italia in aeroplano, gli viene un sorriso in faccia. Ma cosa succede qui? Cos'è questa magia? Se vuoi parlare male di un paese non puoi parlare che dell'Italia. Però sì, se vuoi parlare bene di un paese devi parlare dell'Italia. Perché questa magia, questa grande bellezza basata sul brutto anche? Fellini sarebbe felice al giorno d'oggi, finalmente dice quello che ho fatto vedere anni fa si è fatto a Roma. È così. Cos'è questa magia che ci fa... Che ci fa incazzare, ma però ci incolla qui, ci fa discutere. Una volta, vi ricordate? La politica era un'ora alla settimana, tribuna elettorale, due palle così in televisione. Adesso tutta la settimana due palle così di politica. Non sappiamo parlare d'altro. Totò! No, ma Totò era un grande comico, non parlava mai di politica. Solamente in pochissimi casi, Walter Chiari, parlavano di cose che ci interessavano veramente. La comica, il sarcasmo, tutto, era tutto in cose che ci toccavano. Adesso no, parliamo di Renzi, e Renzi. Renzi è come George Clooney ormai, veramente fra un po' farà la pubblicità del Tampax. Va bene per tutto. Ma non so, ma non Cotterello, se ne può più di questa magia c'è italiana. C'è questo disperato bisogno di sentirsi cittadini che è dietro anche al successo di Grillo, no? Il bisogno di normalità che la politica tradizionale non riuscirà a darci, anzi ci ha dato il contrario, una totale anomalia, no? Io non lo so se dietro al successo di Grillo ci sia un desiderio di normalità, cioè no. Se la dovessi classificare dal punto di vista... così, molto, in modo molto largo, ma così per chiacchierare, dal punto di vista psichico, il fenomeno di Grillo e le proporzioni, soprattutto del fenomeno di Grillo, che sono l'aspetto, secondo me, qualitativamente diciamo determinante, non lo rintraccerei in un desiderio di normalità. Bravo. Ma lo rintraccerei in una sorta di... diciamo rottura di un filtro fra un'infelicità e la possibilità di trasformare la felicità in qualcosa di razionale. Cioè io penso che anche queste scelte così militari, le ultime scelte diciamo di impronta militare nelle epurazioni, nella modalità, via dicendo, vanno nella direzione di parlare sempre di più alla parte psicologicamente più aggravata,
più radicalizzata, più... Qualcuno si deve parlare però con quella parte lì. Esattamente. Ecco, deve essere capace di parlarci qualcuno, gli altri non lo sono stati. Assolutamente. il punto è che cosa vuol dire parlare. Il punto è che cosa vuol dire parlare. Se parlare è alimentare e in qualche modo legittimare ogni infelicità, io personalmente penso che qui dentro ci sia un tumore. E voglio dirla con uno slogan. Non sempre chi è infelice ha ragione. Fabia, vorrei concludere con lei, poi dopo rapidamente, perché dobbiamo davvero chiudere, voglio salutarvi e poi avrò una mia conclusione, come sempre, diciamo, con il nostro pubblico, però vorrei dare a lei l'ultima parola. Sì, se pensi che Grillo e Casaleggio siano la Spettra, te devi andare. No, perché credevo che il movimento fosse dei cittadini e non quei due. Ma per dire, per mostrarti e mostrare a tutti perché lo ritengo uno speculatore, leggo un pezzo brevissimo del suo ultimo comizio, del suo ultimo tour. Siamo in Veneto. Bossi sarebbe stato uno statista con due palle così. Ha iniziato come noi, facendo politica tra la gente. Nessuno pensa che Bossi abbia rubato. La Lega l'hanno fatta fuori perché faceva opposizione al governo. Lo sanno tutti. Come faranno anche con noi, solo che noi abbiamo il web. Beppe Grillo in Veneto. Beppe Grillo in Sicilia. E i leghisti, con quell'altro coglione di Bossi che quando parla fa si sono presi i soldi perché fino a quando non aboliranno il finanziamento ai partiti sarà sempre così. Bossi, un politico che diceva che bisognava pulirsi il culo col tricolore, ve lo ricordate? Lui e quel coglione di suo figlio. Io non voglio stare in un movimento populista e io oggi non parlo per rancore, parlo per preoccupazione, perché io non sono un populista e noi 4 anni fa non lo eravamo. Bene, io ringrazio Umberto Contarello, Peter Gomez, Giovanni Favia, Oliviero Toscani e Curzio Maltese. Dopo la pubblicità con Daniele Masini e Alessandro De Nicola avremo una chiusura. A tra poco. Allora, professor De Nicola, sono arrivati i tweet, Movimento 5 Stelle la sta seguendo, come funziona? Ma c'è stato un tweet, ha ragione Toscani, ormai siamo prigionieri di queste cose, di Movimento 5 Stelle Roma 9, che mi dice, giusto De Nicola, il principale spreco di Roma sono le municipalizzate, enormi votifici. Un altro gli dice, ma come, voi non eravate quelli dell'acqua pubblica? E il Movimento 5 Stelle di Roma dice, ma che c'entra? ACE e ATAC sono carrozzoni vergognosi che vanno riformati e snelliti. Allora la mia domanda è questa: ma voi pensate veramente che si tratti semplicemente del fatto che arrivano gli uomini buoni e giusti e riformano i carrozzoni e non che si tratti di una questione di struttura? Perché se voi pensate sul serio che la questione non stia nel fatto che non va bene la proprietà pubblica, che bisogna liberalizzare, cioè che ci sono delle cose concrete come si fanno in tutto il mondo, ma è che è semplicemente questione di sostituire dei marcioni con gli onesti, poco competenti, perché comunque sia, diciamo, questo è anche un vanto vostro generalizzato, allora mi preoccupo. Se invece la pensate diversamente, magari cioè sono dice più bisogna tranquillo. Liberalizzare, privatizzare, liberalizzare, perché è proprio il sistema delle municipalizzate che non funziona così com'è. E questo è un esempio, ma è proprio, diciamo, l'atteggiamento di dire che le cose non funzionano, ma se arriviamo noi che siamo buoni e giusti le cambiamo. È così, Masini? Sì, un esempio ce lo abbiamo sotto gli occhi, praticamente quello che è successo con il decreto salva banche del decreto IMU, agganciato al decreto IMU rispetto ai 7,5 miliardi. La Bonafè, l'onorevole La Bonafè all'inizio della trasmissione faceva riferimento ai 10 miliardi di cui si discuterà mercoledì, che verranno fuori, come verranno investiti questi 10 miliardi. Se ci pensate bene, noi 10 miliardi li abbiamo bruciati in un attimo. Lo sconto alle slot machine di 2,5 miliardi, eravamo partiti da 98 miliardi, poi ridotto a 2,5 miliardi, gli è stato cancellato, praticamente se ne sono presi soltanto 300 milioni, e
i 7 miliardi e mezzo della rivalutazione a Banca Italia. In realtà i 7 miliardi e mezzo, come sa, sono nominali, in parte sono nominali, è una discussione molto complicata, ne abbiamo dedicato un bel pezzo sempre, di puntata. Sono sempre quote che erano 50 centesimi diventate 25 mila euro. Insomma, esatto, però diciamo è una rivalutazione nominale. La Commissione Europea, Corrado, con un fascicolo che ti dico anche il nome, 38311 SACP 2014. Aiuto. È così. È un fascicolo che ha aperto la Commissione europea perché vuole vedere chiaro su quello che è successo. Ora, secondo te è giusto sostenere che era il caso di dividere i decreti in due? Parliamo di IMU e lo accettiamo. Possiamo discutere un attimo di questi 7 miliardi e mezzo alle banche? No, non è stato possibile grazie al Presidente Boldrini che ha dato la tagliola e ha chiuso la discussione. No, non vorrei ripetere è giovedì, ma la domanda è, allora, voi pensate veramente che si tratti semplicemente di sostituire quello che c'è adesso? Il guidatore cattivo al guidatore buono mantenendo le aziende come sono. Sì, sono d'accordo, sono sufficienti piccoli interventi già per migliorare, per esempio che un dirigente prenda 12 volte lo stipendio dell'ultimo degli operai, mi sembra una cosa equa, non 600.000 euro contro 750. Bene, partiamo da queste cose. Allora, Federico Pistono, la ringrazio per essere stato con noi. Mi farebbe piacere che lei è a New York adesso, anzi abbiamo anche sperimentato questo collegamento che non è andato male, insomma, lei ha potuto seguirci via Skype. L'aspettiamo qui a Roma perché seguendo passo passo quello che succede nel movimento e quanto diciamo i procedimenti di democrazia interna avanzano, avanzeranno. Volevo fare una domanda. Ecco, proprio siccome ho detto che funzionava il collegamento Skype, sono stato immediatamente smentito e vabbè. Troppo bene è andata stasera. Pistono, ci vediamo la prossima volta di persona, grazie. Voglio chiudere con delle fotografie. Stasera abbiamo lanciato su Twitter l'hashtag... Com'era l'hashtag di stasera, Alessandra Ferrari? La grande vergogna. La grande vergogna. E partiva dallo splendido servizio di Alessandro Sortino e Laura Buonasera. Ci è arrivata qualche foto denuncia? Sì, la vogliamo far vedere? Te le faccio vedere. C'è Cristina Reggini che ci manda questa foto da Trinità dei Monti, che insomma è pieno centro di Roma. C'è anche un altro, Simone, che... ci manda dei rifiuti, si presume che anche questi siano a Roma, e poi i bazar per le vie, Roma ha perso l'anima, degrado ovunque, Marino fatti un tour, la grande vergogna con il nostro hashtag. Poi ancora, da Bologna ci arriva questa, invece davanti alla prefettura e al comune, una bella macchina parcheggiata sulle strisce pedonali, e infine, tornando a Roma... a Roma ci sono operai per pulire queste scritte ma non per mettere a posto le strade. E mi sembra giusto finire così. Grazie, ci vediamo lunedì.